ed è giusto, come abbiamo sempre fatto, ovunque noi siamo andati, nelle varie serie di associazioni, alla Città del Sole, di lasciare, abbiamo messo qui una scatola prima di andare, non adesso, di lasciare qualcosa al locale che ci ospita, perché mette a disposizione la luce, c'è l'aria condizionata, ci sono una serie di servizi che, per quanto Lello non vuole niente mai assolutamente, secondo me anche un po' come educazione nostra è giusto invece porci questo problema e dire ok, prima di andarcene lasciamo qualcosa, come abbiamo sempre fatto in 10 anni comunque alla Città del Sole, ogni volta raccoglievamo, contavamo i soldi e li davamo al signore Sergio, se non sbaglio, si chiama. Allora, io ho voluto fortemente questa riunione, cercare di farla il prima possibile, perché se, e sottolineo se, dobbiamo iniziare un percorso che ci può portare alle elezioni comunali di Napoli al maggio 2015, dobbiamo iniziare a percorrere la strada, 16, per la strada, in un modo chiaro, sano, trasparente, dove agiamo tutti per lo stesso obiettivo e insieme, senza nessun tipo di stiracciamento, senza nessun tipo di riunione da qualche altra parte, senza nessun tipo di riunione di gruppi che vanno da soli, ma ci riconosciamo tutti nel Meetup di Napoli, come abbiamo detto nella riunione quella al centro direzionale un po' di tempo fa, perché dobbiamo riunire tutte le attività, tutti i programmi che a vario titolo e in vario modo si stanno scrivendo, e dobbiamo tutti essere a conoscenza di cosa fanno tutti, perché sennò non funzioniamo e non va bene. E allora nelle riunioni come queste, che vengono organizzate tramite il Meetup di Napoli e solo tramite il Meetup di Napoli, si potrà iniziare questo percorso. Qui si potranno decidere come fare i tavoli di lavoro, che tipo di tavoli di lavoro sul programma, solo qui potremo organizzare la modalità magari di fare una lista. Io vorrei, e questo è il primo punto, che fosse chiaro a tutti che non c'è niente di scontato. Vi ricordate la Sardegna? In Sardegna c'erano tanti liste che avevano formato, provinciali, che concorrevano a formare la lista regionale, ma la grande litigiosità, i grandi problemi che avevano, era chiaro che non erano pronti per diventare consiglieri regionali o per amministrare la loro regione, e di conseguenza non gli è stato dato l'uso del simbolo, perché se non siamo prima in grado noi, non è che siamo come i partiti che ci dobbiamo candidare per forza. Se non siamo maturi, se non abbiamo un buon percorso e se non ce la facciamo per tantissime ragioni, la maturità vuole, proprio per non essere come gli altri che si candideranno sempre a tutti i costi anche se fanno schifo, è quella di dire ok, non siamo pronti, possiamo dare alla città un altro tipo di contributo e daremo quel contributo. Questo deve essere chiaro a tutti, non si sfugge da questa cosa, a questo giro è così al 100%. Questa è l'idea del percorso. Secondo, invito tutti a leggere bene la lettera ai Meetup che abbiamo scritto io e Alessandro e abbiamo mandato in tutta Italia. Quella lettera oggi è un fatto, e quelle cose che sono scritte come vademecum dopo sono delle regole che vanno rispettate, che vanno applicate, e non ci sarà sconto per nessuno, conosciuto, sconosciuto, perché ci dobbiamo dare una metodologia, visto che ormai troppo spesso, non solo a Napoli, in tutta Italia, l'attivismo è diventato molto una ricerca di voti, ricerca di candidature, ricerca di consenso, e si è snaturato troppo lo spirito di quello, del motivo per cui siamo nati, dei principi per cui siamo nati, dei valori per cui siamo nati, un po' ce lo siamo dimenticati. Allora abbiamo deciso di cercare di far ragionare e riflettere su cosa significa essere in Meetup, su cosa significa partecipare alla vita pubblica della città, su cosa significa migliorare magari una strada o fare un progetto che può andare a buon fine anche senza essere candidati, perché questo era l'inizio.
E allora una cosa è costruire da dove siamo partiti, e una cosa è dimenticare e costruire tutt'altro rispetto da dove abbiamo iniziato. E questo non lo possiamo, non possiamo renderlo possibile e applicabile. E infatti a Imola ci sarà un grande stand per i meetup. Ho chiesto a luglio, se non sbaglio agosto anzi, di mandare alcuni progetti a tutti i meetup d'Italia. Ne sono arrivati un po' di progetti, e quei progetti che sono delle buone pratiche che si sono sviluppate sul territorio saranno presentati a Imola nel gazebo dei meetup. Ci saranno, fra poco uscirà il calendario di questo gazebo con gli appuntamenti dei meetup e con la spiegazione della lettera meetup. Ci saranno magari domande e discussioni, ci sarà la presentazione di alcuni progetti di persone che hanno lavorato e magari ci raccontano anche il modo e il metodo con cui ci sono arrivati. Che poi lo sapete benissimo, ormai molti mi conoscono da anni, che io non credo in sé tanto solo al metodo, ma credo nella responsabilità personale che rappresenta la responsabilità collettiva. Credo alla metodologia che ci diamo e che noi rispettiamo, che può essere diversa a Napoli e può essere un'altra a Milano o a Palermo, ma l'importante è cercare di lavorare tutti per lo stesso obiettivo, tutti per lo stesso movimento, ma movimento che significa tutti per la stessa comunità. Cioè io credo che dopo tanti anni, se molti sono ancora qui e molti altri sono arrivati, è perché hanno sentito un po' una voglia nell'anima di fare qualcosa per la propria città. E io credo che questa città la amiamo profondamente. Cioè io ogni volta che torno a Napoli il weekend o durante la settimana, io sono davvero felice, ma senza retorica. Cioè io proprio voglio bene pietra per pietra a questa città, perciò figuratevi se voglio lasciare in mano a qualcun altro la città. Però se non siamo pronti, significa volere proprio bene a Napoli, al di là del movimento, e dire dobbiamo andare con un percorso sano, con un movimento sano, con una lista sana, con dei principi e dei valori sani. Se li perdiamo, allora meglio non presentarci proprio. Quindi, primo, non è scontato fare la lista a Napoli. Oggi iniziamo un percorso e vediamo dove ci porta. Secondo, invito di nuovo a leggere la lettera ai meetup. Quelli sono dei principi e sotto c'è un vademecum che è un regolamento, di cui poi discuteremo anche a Imola per dare delle informazioni su magari alcuni dubbi. Allora, io penso che il percorso, che in parte è stato anche già fatto, magari scrivendo delle parti del programma, ho letto sul meetup che si andava a riprendere il wiki programma sulle comunali, cercare di fare un po' di questo tipo di attività, dobbiamo assolutamente iniziare, almeno una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni, a ragionare sulla visione della città che vogliamo. Quindi dobbiamo iniziare a proporre progetti, ma anche grafici, con slide, con rendering, con idee che abbiamo magari già avuto, che abbiamo in parte già scritto, ma che dobbiamo sicuramente migliorare. Quindi, al di là dei tavoli che fino adesso sono nati e che devono dare il contributo sul lavoro che fino adesso hanno fatto, che magari sono in uno stato più avanzato, dobbiamo iniziare a lavorare in modo pesante sul programma. Perché non è scontato dire che cosa vogliamo fare di Bagnoli, non è scontato dire che cosa vogliamo fare di Napoli Est, non è scontato dire cosa vogliamo fare con il lungomare o che cosa vogliamo fare con le periferie. Non è scontato elaborare la visione strategica di una città, non è scontato pensare anche i limiti che ci sono stati nell'amministrazione dei Magistris, per esempio non si è riusciti a fare un impianto di compostaggio, il bando è andato deserto, i problemi che hanno avuto, analizzare anche quei problemi là, perché non è che tutto è fatto in malafede o pensiamo che gli altri siano negati e noi siamo migliori, perché semmai arrivassimo lì probabilmente ci troveremmo davanti tutta una serie di problemi che vanno analizzati, e dobbiamo capire dove ci sono state le falle e come noi pensiamo invece di renderle delle opportunità, perché le abbiamo studiate, perché le abbiamo comprese. Anche il lavoro sulle partecipate che magari è stato fatto, noi nel passato avevamo fatto un lavoro importante sulle partecipate, importantissimo. Adesso
le partecipate rispetto al passato a Napoli sono diverse, perché sono state ridotte, sono state accorpate, ci sono meno consiglieri di amministrazione perché c'è stato l'accorpamento. Allora dobbiamo andare a rivedere a che punto sono, quali debiti fuori il bilancio, come battono cassa al bilancio del comune queste partecipate ancora oggi. Vediamo l'acqua a che punto sta, visto che potrebbe essere un fiore all'occhiello di questa amministrazione, andiamo a vedere che cosa sta facendo davvero l'ABC, facciamo un appuntamento col presidente dell'ABC per comprendere una serie di cose. Quindi andiamo a riparlare, a riprogrammare tutto quello che già sappiamo, ma attualizziamolo in questo presente e iniziamo a costruirlo. E poi, mano a mano, parallelamente, iniziamo anche a pensare come può essere composta una lista alle elezioni comunali. Però iniziamo a darci e a confrontarci su un metodo di lavoro, come vogliamo lavorare per scrivere un programma, chi si occupa di redigere dei testi, chi si occupa di aprire il wiki Napoli sul programma che magari lo pubblicizziamo così possono scrivere più persone. Quante volte ci vediamo in una settimana, ci dividiamo i compiti a seconda delle tematiche, come vogliamo arrivare a costruire il programma. E questo non sarà un qualcosa di semplice, perciò lo dobbiamo fare bene, ci dobbiamo organizzare tutti insieme. E poi quando abbiamo avviato questo lavoro, inizieremo a comprendere anche come possiamo arrivare alla formazione di una lista. Che ripeto, e non mi scoccerò mai di farlo, che non è scontato che ci sarà. Il programma invece è comunque una cosa importante, perché lo porteremo sempre, battaglieremo sulle cose che noi tutti insieme abbiamo deciso che siano giuste, sulla programmazione urbanistica della città, sulle varianti, su tutto. Anche una riflessione sul mare, sull'inquinamento, su tutto. E secondo me siamo in grado di fare questo percorso, che è importante. E quando abbiamo un percorso di qualità sui temi, sul programma, sulle cose che ci sono da fare, anche le nebbie un po' dentro di noi secondo me si diradano, perché comprendiamo meglio ciò che vogliamo. E allora poi, se riusciamo a applicare e fare questo lavoro insieme, allora probabilmente riusciremo anche insieme a formare una buona lista. Ma se non riusciremo a fare questo, probabilmente non riusciremo a fare neanche una buona lista. Io adesso mi fermerei qui, spero su questi punti e su questi aspetti di essere stato chiaro, comprensibile, ho cercato di essere il più chiaro possibile, quindi io vorrei che oggi da questa riunione uscisse un percorso per iniziare a elaborare il programma. Magari mi dite: il programma già c'è, già l'abbiamo fatto, bene, condividiamolo, cerchiamo di capire se è perfetto, se ci sono delle problematiche, se ci sono delle cose da aggiungere, da levare, siamo d'accordo o non siamo d'accordo. Dobbiamo farlo, dobbiamo fare questo percorso. Quindi chi c'è in questo percorso dà davvero una mano alla città, dà davvero una mano al movimento di Napoli, dà davvero una mano al meetup di Napoli. Ma dobbiamo essere uniti in questo percorso, non c'è altra strada. Ora, se ci sono... Io ho fatto un intervento introduttivo più lungo, chiaramente, più lungo per introdurre perché ho convocato questa riunione, perché ci sono delle cose importanti da fare. Vi chiedo una maggiore brevità. Adesso prendo dei nomi, gli interventi di due minuti, cercherò di non fare dare troppo fastidio con il timer. Mi iscrivete a parlare, potete parlare, ovviamente l'argomento è quello che hai risposto. Io cerco anche di guardare, allora vi osserviamo. Allora vi rubo pochissimo tempo come al solito, perché io non faccio interventi in meno. Allora, io tengo tantissimo alla città di Napoli e voglio dare il mio contributo. Il mio contributo sarà innanzitutto non candidarmi, perché ho scoperto che da candidato
io ho fatto l'esperienza delle regionali, da candidato si hanno molti meno poteri che da invece attivista. Siccome ho fatto un percorso e insomma ho vissuto in prima persona cosa significa essere candidati in una tornata parimenti importante, insomma, come quella là che saranno le comunali, ho capito quali sono i punti deboli di una campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, sia interni che esterni. Per cui io ho una proposta concreta, per passare già alla proposta concreta, che vorrei si realizzasse un comitato di vigilanza indipendente, voglio dire non di parte, fatto da persone che non si candidano, non hanno interessi, che vigilino su una serie di cose che adesso non voglio dilungare, ma mi farebbe molto piacere raccontarle, in modo tale che non si verifichino nuovamente le cose che sono successe durante la campagna elettorale delle scorse regionali, e diciamo in questo modo riusciamo ad avere, adesso non vorrei essere eccessivamente polemico, però è importante che molte cose si facciano in trasparenza. E soprattutto è bellissimo ascoltare le regole, e soprattutto è musica sentire Roberto che dice che non guarderà in faccia a nessuno, vecchio o nuovo. Il problema è che c'è un metodo che dice che se la regola non è riconosciuta dalla giurisprudenza si può facilmente sorpassare, perché tanto non succede niente. E invece non deve essere più così, cioè ci deve essere un qualcosa. L'unica cosa che si può fare è mettere alla luce del sole qualsiasi cosa si noti che sia fuori dai principi del Movimento 5 Stelle. Io mi rendo conto che Roberto, che dovrebbe ricevere delle segnalazioni, non ha la possibilità pratica di analizzarle, e allora io vorrei creare un gruppo di lavoro apertissimo, anche formato da tutti, sarebbe bellissimo, che studiassero, cioè se c'è un problema in un meetup o in un gruppo che insomma fa le segnalazioni e ti arrivano un milione di segnalazioni, e non penso che tu abbia la possibilità di andare a capire cosa sta succedendo. Ci sono dei volontari che non vedono l'ora di farlo e di relazionarti, perché poi alla fine c'è bisogno comunque di una persona capace di dire questa cosa non la puoi fare, ma non la puoi fare, ma non la puoi fare perché lo dico io e tu la pensi diversamente, non la puoi fare perché è scritto, la lettera è chiara, non aggiunge niente. Cioè, lo sappiamo da anni quello che c'è scritto nella lettera, e forse è un modo di insomma no, lascia meno spazio all'interpretazione, ma non basta, Roberto, non basta. Quindi io propongo la creazione di questo tavolo di lavoro a garanzia dell'onestà di chiunque si voglia candidare, e questo inizia da mo', perché la campagna elettorale già è cominciata per queste persone, cioè persone che non fanno campagna elettorale cercando di portare voti al movimento, ma fanno una campagna elettorale verso gli attivisti che già votano movimento per portare voti alla propria persona. Questo è deleterio. Grazie. Bravo. Bravo. Allora, Piero Di Sogra. Piero Di Sogra. Adesso Carlo, non so il cognome. Sì. Vi chiedo anche, oltre magari se fate in un minuto su un qualcosa che volete dire dal punto di vista generale, poi ci vuole una proposta per procedere sulla costruzione del programma. Cioè è molto importante questo, perché dobbiamo rimanere su questo, perché poi inizieremo a costruirlo. Allora, carissimi amici miei, ritengo che il programma fondante del Movimento per le prossime amministrative debba fare perno su alcune questioni fondamentali. Trasporti pubblici, che a Napoli sono quello che sono, mercatini rionali, verde attrezzato, raccolta differenziata, inquinamento e disabilità. Questi sono i temi sui quali bisogna sviluppare un discorso, creare dei gruppi, far sì che si elabori un documento che da qui a quando andremo al voto per le prossime amministrative possa diventare patrimonio di conoscenza della cittadinanza. In che modo? E io qui volevo un attimino puntualizzare questo fatto. In che modo? Attraverso i gazebo,
il gazebo con le petizioni, con le raccolte di firme inerenti non solo ai temi riferiti al programma per le elezioni amministrative, ma anche su altre questioni nazionali cui i nostri portavoce stanno dando battaglie in Parlamento, come la RC Auto, il reddito di cittadinanza, devono essere la cerniera di collegamento, il tramite per far sì che il movimento si prospetti verso l'esterno, creando un feeling fra la cittadinanza attiva, cioè fra gli attivisti, e la cittadinanza più in generale. Cioè, è importante continuare a raccogliere firme con le petizioni che noi stiamo facendo con i gazebo, di cui io personalmente sono una persona che sta dando il meglio di sé per poter portare avanti determinati obiettivi. È importantissimo tutto ciò. Per quanto riguarda le firme raccolte, ritengo tuttavia che si debba dare garanzia a chi ha mosso delle obiezioni che queste, sia, diciamo, questo, queste firme devono, possono tranquillamente essere verificate. Non ci sono trucchi, si lavora alla luce del sole, con grande trasparenza, con grande chiarezza, proprio perché il Movimento 5 Stelle vuole portare chiarezza, trasparenza fra i cittadini e fra gli attivisti che propongono determinate questioni. Roberto Iotta, hai fatto di te il nome quando ho iniziato a parlare. Sì, nome e cognome. Roberto Iotta, buonasera a tutti. Allora, noi abbiamo una grossa responsabilità. Il Meetup Napoli, per non usare una espressione diversa, il Meetup Napoli ha una grossa responsabilità con i cittadini napoletani e della provincia di Napoli. Ci sarà la città metropolitana. Ora, al di là di presentarsi o meno alle prossime elezioni comunali, città metropolitana, noi dobbiamo lavorare sul territorio. Abbiamo già parlato alla 10ª municipalità o altre situazioni di osservatori. Cioè, dobbiamo comunque lavorare sul territorio per cercare di impedire, mi viene un esempio, lo sblocca Italia su Bagnoli. Dobbiamo cercare di seguire il commissario Anastasi, gli appalti che saranno fatti sul territorio per evitare ulteriori speculazioni tra criminalità e politica napoletana. De Magistris non ci può star bene. Ora, se non ci presentiamo, va bene lo stesso. Però dobbiamo continuare a lavorare e combattere sul territorio, perché non possiamo lasciare una città in mano ai soliti fedenti, scusate l'espressione, i soliti criminali che, come i colletti bianchi oppure la criminalità organizzata, ci sta massacrando. Quindi, attenzione, se non dovessimo candidarci, va bene lo stesso, ma continuiamo a lottare sul territorio perché i cittadini napoletani lo vogliono. Alle elezioni regionali, io ricordo, la gente veniva a parlare con noi con gli occhi pieni di speranza. Dai napoletani volevano cioè da noi del Meetup, volevano la speranza di un futuro migliore. Io questo è quello che ho colto in tutte le persone che sono avvicinate spontaneamente ai gazebo quando abbiamo fatto le elezioni regionali. Quindi, signori, attenzione, formiamo degli osservatori. Io mi vengono in mente due o tre punti: decreto sbloccare su Bagnoli, il porto di Napoli, che secondo me è una risorsa fondamentale per poter far ripartire anche economicamente con l'occupazione di questa città, la zona est, l'inquinamento e la disoccupazione, nonché purtroppo la situazione endemica napoletana, che è la criminalità. Io vi ringrazio, buonasera. Massimo Acciaro. Massimo Acciaro. Dopo? Salve, il turno. Allora, Massimo Acciaro, Fortuna. Fortuna Longobardi. Anzi, vi chiedo un po' di silenzio. Buonasera a tutti. Io sono un po', diciamo, avvilita, perché decidere, progettare, io insieme a Vincenzo, che sta ancora lì insieme a te, sono stata un anno in questa amministrazione dei Magistris. La città richiede
un impegno straordinario. Non dimentichiamoci che la terza città d'Italia, con problemi che sono la punta di diamante del mezzogiorno ormai, addirittura credo che anche forse solo la Calabria ci supera per certi disastri, mai più ultimi, diceva De Luca, qua non si vedono anche più a Dostà, quindi è difficile, diciamo, pensare che cosa fare di questa città. Io credo che veramente è un'emergenza che non ci consentirà, Roberto parlava di lavoro, ma è lavoro immenso, e vi posso assicurare che dall'interno dell'amministrazione è ancora più drammatico, è ancora più farraginoso, è difficilissimo potersi muovere, poter agire. Lavorare sul territorio va benissimo, ma purtroppo il tempo che occorrerebbe è lunghissimo. Io vi devo dire la verità, mi sono pure un po' stufato, perché io ero piccolissimo, ho cominciato dal 68 e mi identifico molto in un libro di Alexander Langer che dice: ma te ancora dopo tanto tempo, ma chi tu fa? Sto un po' perdendo le speranze, e dietro a tutto questo c'è la città metropolitana. Il lavoro va fatto, ma molto molto scientificamente, con i gruppi di competenze, ma che non debbano. Io ho lavorato sulle consulte del popolo, su queste bellissime, ma abbiamo fatto tutto, al comune c'è, dei magistris si dimentica tutto, abbiamo fatto due assemblee del popolo, abbiamo fatto le consulte tematiche, i cittadini erano già pronti a partecipare e già sono previste, c'è tutto l'elenco, io non me lo sono portato perché sono una persona corretta, ma forse avrei dovuto, di quelli che si volevano occupare esattamente di quello che pensiamo di fare, per cui non c'è proprio tempo da perdere, Napoli non può aspettare più, non possiamo pensare che usciamo qua fuori e qualcuno spara nate e ci spara pure a noi o ai nostri figli. Il lavoro va fatto, e va fatto immediatamente, per un progetto che è enorme, e forse il controllo di cui tu dicevi, di un gruppo, non lo so come si può fare su gruppo, è fondamentale. Amore e rispetto delle regole, questa è la cosa fondamentale. Non so se avete sentito il Papa adesso all'ONU, ha fatto un discorso straordinario, e dopo essere passata da studi recentissimi sul liberismo, il neoliberismo, l'economia politica, addirittura mi ha detto è tutto staccato dalle persone, soltanto l'amore veramente ci potrà salvare, l'amore per questa città e l'amore per ognuno di noi. Mi pare che io sono pazzo, ma che la più sia. Vincenzo, attenzione. Allora no, Vincenzo no. Gianluca per lui. Gianluca, ti cogliamo? Russo. Buongiorno a tutti. Aspetta, ditemi anche il cognome. Eccolo qua. No, non era, no? Allora, certo, dopo. Non ci provate che io mi ricordo, non Buonasera a tutti, non mi conoscete perché non sono stato presente in TAP, ma ho fatto fino adesso un attivista da tastiera, quindi non presente sul territorio, anche se ho dato il mio contributo in maniera diversa, trattendomi sul web, soprattutto attraverso una campagna comunicativa abbastanza incessante. Volevo dire che in questo momento storico noi abbiamo una grande opportunità, ed è un peccato gettarla via per opportunità personali, per motivi che lasciano il tempo che trovano, perché poi in realtà se migliora la situazione di Napoli, migliora la situazione un po' di tutti noi. Quindi noi dobbiamo partire da questo presupposto: non è importante la persona, è importante il programma ed è importante le proposte che vengono fatte. Allora partiamo da questo: non sono importante io, non è importante Roberto, non è importante lui, è importante la persona, perché è forte attraverso il programma ed è forte perché c'è il movimento alle spalle, che è un movimento pulito. Allora se si perde questo, abbiamo perso di vista l'identità di questo movimento, e questa è una cosa fondamentale. Va bene. Francesco, non è Vincenzo. Francesco Iannella. È bellissimo. Allora, no, mi preoccupa un po' la cosa, io sono arrivato in ritardo perché non ho sentito tutto quello che hai detto, e l'idea di non presentare liste del Movimento 5 Stelle non è un'idea felice, secondo me. Sostanzialmente significa che poi l'area di riferimento voterà De Magistris, e questo è secondo me abbastanza da evitare, perché io ho votato De Magistris e ho sostenuto purtroppo De Magistris da coglione
perché, però ho capito due mesi dopo quando sul programma c'era scritto che bisognava eliminare la colmata e lui invece ha voluto fare la Coppa America sulla colmata, ho capito che era un coglione io e avevo sbagliato. Vabbè, ci ho messo due mesi, altri ci hanno messo più tempo. La situazione è questa, io vado dicendo in giro, dopo questa esperienza poco edificante che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo perché viviamo tutti a Napoli purtroppo, che non serve un sindaco come questo, serve un sindaco collettivo. Per me la soluzione è il sindaco collettivo, ossia questi che stiamo qua dovremmo essere il triplo, il quadro, e tutti insieme essere il sindaco, prendere uno qualsiasi con la monetina che non ha importanza e mandarlo come mandatario del sindaco che siamo noi. Quindi questo mandatario, non rappresentante, attenzione, perché nessuno mi rappresenta, né rappresenta lui né rappresenta lei, siamo irrappresentabili tutti, ma il mandatario, cioè il cameriere, voglio dire, come quando avete servito le pizze, no? Il cameriere, il mandatario, amministratore di condominio o qualsiasi cosa, che fa quello che il sindaco dice. E il sindaco, già siamo pochi per essere il sindaco, siamo troppo pochi, dovremmo essere molti di più. Dovremmo guardare all'esterno, a tutte le realtà associative, a tutto quello che c'è, all'altra Napoli, che non è l'associazione ma è una terza via tra la Napoli della plebe e la Napoli della plebe ripulita, quella che Domenico Rea chiamava plebe ripulita, cioè i quartieri alti, Vomero, Posillipo, Chiaia. La terza via sarebbe una Napoli normale, quindi noi dovremmo pensare di fare questo sindaco dell'altra Napoli. Ma il problema non è tanto controllare in campagna elettorale, ma è controllare dopo, cioè nel momento in cui il mandatario che ha detto no ai grandi eventi l'ha scritto come primo punto del programma, e quel programma è buono, quel programma là è ottimo, solo che è ancora in celofanato, cioè non solo non è stato attuato niente, ma è stato fatto il contrario di tutto quello che era stato scritto, lo sai bene, no? Guardo Mariano, no, nel senso che vivendo un po' all'interno, che il programma non solo non è stato attuato, è stato capovolto, è il contrario di quello che era scritto, è stato fatto. Allora quello ha detto no ai grandi eventi, e l'amministrazione 5 anni si sono fatti i grandi eventi, la colmata è da togliere, si fa la Coppa America. Cioè, allora come controllare il mandatario nel momento in cui questo impazzisce e cambia, o impazzisce o lo fanno impazzire, perché poi sappiamo bene che quando vai là devi fare accordi con questo e con quell'altro, allora il mandatario rischia anche un buco in testa. Io non lo farei mai il mandatario, vi dico, perché voglio morire nel mio letto. Però no, ma c'è chi se la sente e chi non se la sente. Io non me la sento, perché dopo due mesi farei la fine di Siani. Però il mandatario deve avere coraggio, perché sa che troverà persone che se dice una cosa poi... Vabbè, avete capito, arrivederci. Paola Staffieri. Come si chiamava? Francesco Iannetta. Allora io mi ricollego a quello che diceva, a quello che diceva Roberto prima, nel senso che per mia natura ho un approccio pratico alle cose, per cui la cosa migliore è partire dal programma, perché un programma c'è, quello del 2015, del 2011, io non c'ero. Ed è una cosa che stanno facendo in realtà il martedì già un gruppo di lavoro, il martedì al centro direzionale si sta incontrando per confrontarsi sul programma, partendo proprio dall'inizio. E io ho partecipato ad un incontro e siamo partiti proprio dal primo punto del programma, che era quello strumenti di partecipazione popolare, democrazia dal basso. Sono state individuate le cose che andavano modificate, perché nel frattempo comunque l'amministrazione De Magistris ha fatto delle cose, ispirandosi probabilmente a quello che anche il movimento portava avanti, cioè il regolamento per gli strumenti di il referendum no, quelli di partecipazione popolare, quindi le consulte. Quindi perfetto, quindi il programma non va soltanto integrato lì dove è manchevole, ma va anche aggiornato, perché alcune cose sono state fatte fortunatamente, che poi le consulte non vengano convocate, perché le consulte ci sono, gli elenchi, come diceva la signora, ci sono,
brava, però non le convocano, questo è il problema, quindi è come se non ci stessero. Quindi praticamente questo sono d'accordo con te, è un lavoro che va fatto, anche perché lavorando sui temi molte cose si superano, si va avanti, ci si confronta, si creano gruppi, si creano intese, ma intese di tipo, diciamo, in senso positivo, ecco, in questo senso. Io poi porto avanti, ho fatto questa esperienza nell'ambito del programma regionale, per me è stata, diciamo, un'ottima esperienza quella di, però va approfondito, scusa, un'ultima cosa, perché per esempio noi il martedì ci stiamo confrontando, però ci vuole qualcuno che materialmente l'aggiorni, come facevamo nei tavoli regionali, tematici, qualcuno poi materialmente si metteva e scriveva, aggiornava, insomma faticava poi, capito? Quindi bisogna individuare, io credo, anche delle persone che materialmente poi si prendano questa buona scocciatura di materialmente, e Peppe lo sa, perché Peppe un po' ci ha seguito per i tavoli regionali, perché lui ci ha consentito poi, insomma, con il wiki di caricare poi il lavoro. E quindi per me va benissimo, secondo me dovremmo partire il prima possibile o continuare l'esperienza del martedì sera, dandole semmai una forza maggiore, un peso anche maggiore. Giancarlo Caputi. Allora, io sono stato attirato da un movimento soprattutto per il senso di democrazia che ha proposto, però poi successivamente io vedo che abbiamo dei portavoce e finisce che invece di portare loro la nostra voce siamo noi che dobbiamo portare la voce loro. Esempio, la lettera Tito di Battista, l'avete sottoposta a una votazione questo regolamento? Perché se una cosa viene calata dall'alto, anche se è bellissima, comunque la gente che vede e che osserva dice: ma che movimento democratico è questo, dove le cose non vengono votate e vengono calate dall'alto? Fermo restando questo, alcune cose della lettera mi piacciono, per esempio il fatto che si facciano delle iniziative a titolo personale, perché il movimento non può essere, diciamo, il nome di Beppe Grillo non può essere speso facilmente. Allora, sulla base di questo regolamento calato dall'alto, io e alcuni amici abbiamo fatto degli esperimenti, e questo è interessante, perché invece di spendere il nome di Beppe Grillo con un esperimento fallimentare, si possono fare degli esperimenti dove ci diventi tu personalmente col tuo nome e cognome. Però se questo esperimento va bene, poi può essere condiviso a tutto il movimento e può diventare un qualche cosa del movimento a livello cittadino, anche perché noi come iniziativa a livello cittadino siamo carenti. Allora, l'esperimento che abbiamo fatto è stata quella derivante da una nostra turnazione alla Commissione Ambiente della Municipalità Vomero, quinta municipalità, dove abbiamo appurato che sarà in atto una massiccia campagna di diserbo nelle scuole, nelle strade, fatta con i diserbanti. Ora voi sapete che se io vado a irrorare col diserbante una strada, le piante muoiono, qui fuori ci sono tutti i cespugli di piante morte, questo diventa polvere, il vento alza e i bambini respirano per anelli con i diserbanti. Quindi noi abbiamo fatto una petizione per dire: proibite i diserbanti chimici, date il diserbo meccanico ma non il diserbo chimico. Quindi volevo lanciare questa proposta e fare in modo che possa essere un'iniziativa del movimento da Napoli. Grazie. Maurizio. Buonasera. Sì, sono Maurizio Russo. Sono molto d'accordo con le cose che dicevano sia Roberto prima che Fortuna. Secondo me veramente hanno colto un po', diciamo, delle problematiche. Fortuna per un verso c'è la difficoltà, io mi rendo conto che siamo tutti quanti abbastanza stanchi, perché sta diventando sempre più difficile riuscire a comunicare, riuscire
a tirar fuori delle, delle, delle cose condivise, delle situazioni di armonia, di unità effettiva. Cioè, vedo questa fatica, ogni cosa è l'occasione di una lite, e questo è veramente una cosa che non ci possiamo più permettere, non ce la facciamo più, siamo stanchi. Diciamo che siamo in un momento decisivo, per cui non ci dobbiamo far vincere da queste difficoltà, ma le dobbiamo noi in qualche modo superare. E poi sono d'accordo anche con quello che diceva Roberto a proposito della questione che è vero che De Magistris è particolarmente incapace, lo ha dimostrato in tante maniere, però governare Napoli è veramente una cosa difficile di cui noi non abbiamo neanche un'idea, per cui non dobbiamo pensare che noi andiamo là con la bacchetta magica e risolviamo i problemi, perché non è così, perché ci sono difficoltà enormi, ci sono inerzie tali che noi dovremmo diventassimo, diciamo, governanti della città a affrontare. Quindi c'è la necessità di affrontare, diciamo, il programma, di attualizzarlo, perché c'è un programma del 2011, però giustamente, insomma, sono passati 5 anni e a un livello di generalità tale per cui a noi non ci interessa più probabilmente, cioè è una buona base di partenza, ottimo il lavoro che si sta facendo, però bisogna mettere in campo altri temi. Allora l'idea che volevo proporre era quella di fare una sorta di elenco di questioni che tutti noi, chi vuole, può proporre all'attenzione per fare, diciamo, un approfondimento. Per esempio la questione dell'ABC dell'acqua, andare un po' all'interno delle scazzette delle questioni, non più fare discorsi di principio generale, ma cercare di capire le cose nel loro interno, e quindi però lavorare per piccoli gruppi, perché lavorare per gruppi troppo grossi significa diciamo, disperdersi, rischiare di fare sempre discussioni generiche e generali. Invece si devono formare dei piccoli gruppetti di 5-6 persone le quali si mettono a lavorare su quel tema, fanno degli approfondimenti, chiedono appuntamenti, come diceva Roberto, e quindi vanno a capire veramente le cose. Per cui aprire una pagina dinamica in cui mettiamo i vari temi e poi delle persone che si aggiungono per fare dei piccoli gruppi che lavorano su questo. Questa può essere un'ipotesi. Per quanto riguarda la selezione dei candidati, eccetera, ne parlo qui solamente perché io una proposta l'ho fatta. Quindi tutti possono vederla nella discussione di preparazione di questo incontro di stasera. Praticamente è un'idea che è un po' un due, non vorrei dire delle cose in anticipo, però ormai l'ho fatta la mia proposta, quindi di fare una sorta di selezione per due fasce, per due tempi. Un primo tempo che è quello, diciamo, della indicazione da parte di ciascuno di noi di un candidato sindaco e di un paio di candidati consiglieri, 2 o 3 candidati consiglieri. Tutti possono farlo, o pubblicamente o anche, diciamo, privatamente scrivendolo su un fogliettino, però nell'ambito di una grande assemblea in cui ben preparata di tutti i componenti del Meetup Napoli, quindi raccogliere queste candidature e poi passare a un ballottaggio da fare online, per esempio avere 3 o 5 candidati sindaci e 48 per 2 sono i 48 sui consiglieri comunali di Napoli per 2 sta finendo la frase. Se posso dire un'ultima cosa riguardo a quello che diceva Di Sogra, volevo dire, tra l'altro, io non ho intenzione, mi trovo molto con quello che diceva anche Di Sogra, perché anche io non ho nessuna intenzione di candidarmi. Per quanto riguarda quello che diceva del comitato di garanzia, dico, è una cosa che può essere valere solamente come istruttore di una proposta che poi va confrontata con i nostri portavoce. Scusatemi se sono stato il mio intervento non è propositivo, per nulla. Silenzio. Quanta ipocrisia, ma proprio grandiosa. Rita deve dire delle cose dolci, silenzio. Perché io sono sempre stata materna e sfido chiunque a dire che mi sono messa pro una fazione. Io sono sempre stata una persona che ha cercato di andare incontro a tutti i pensieri, però quanta ipocrisia, veramente mi fate schifo, ve lo giuro. Silenzio! Qua siamo! Non
tutti quanti bravi, buoni, belli, propositivi, amore mio, tesoro mio, faccio questo, io faccio quell'altro. E poi dopo c'è violenza verbale, violenza fisica, minacce. Tu hai detto, io ho fatto, noi abbiamo detto, voi avete fatto. Ma questo è il movimento? No, per niente. Questo non è il movimento. Carità. Il movimento è, sediamoci attorno a un tavolo, io so, tu non sai, io ti dico, tu impari. Poi dopo tu studi, sai di più di me, ti aggiorno. Condivisione, fratellanza, amore. Il meetup Amici di Beppe Grillo è nato come un atto d'amore nei confronti del prossimo e della città, no a chi lo inculo. Io e Roberto siamo due facce differenti al 100% della stessa medaglia. Roberto è flemmatico, è calmo e accogliente. Io sono la donna kamikaze, io entro e vi scasso le cose. Ma io dico la verità. Allora, prima di fare i tavoli, per favore, chiedo scusa, prima di dire facciamo i tavoli, riuniamoci attorno alle idee, facciamo quest'altro, dovremmo fare tutti quanti un esame di coscienza, tutti, ognuno dà quel che può, è sempre stato così, ognuno fa quel che può, e no, io ho fatto questo, tu hai fatto quello, ma lo stamma, prima elementare, facetemi capire. Luigi Serranino. Perdonatemi, ma è complicato parlare dopo un intervento in cui si parla di ipocrisia. Io mi chiamo Luigi Ferrandino e sono iscritto al movimento dal 2011 e ho lavorato sempre in silenzio, non mi sono mai fatto vedere. Credo che invece adesso sono venuto fuori perché credo che questo è il momento in cui ci dobbiamo far vedere, in cui la nostra città, che è sicuramente la città più bella del mondo, è un riferimento per la cultura, per la storia, per la musica, per l'arte, per le bellezze naturali. Noi non abbiamo da invidiare niente a nessuno al mondo, abbiamo i musei più belli del mondo, abbiamo il panorama più bello del mondo, abbiamo veramente cose che ci invidiano in tutto il mondo, e voi sapete che la nostra lingua, il napoletano, è studiata nelle università straniere, quindi veramente abbiamo da insegnare a tutti. Non possiamo rimanere a guardare lo sfacelo a cui ci hanno sottoposto i politici del passato, a cui De Magistris incapace o capace comunque ci ha ridotto. Ci dobbiamo dare da fare tutti, dobbiamo ognuno di noi, secondo me, dare il contributo a questa città. Noi dobbiamo, la città deve, le reti della città devono venire nelle mani dei cittadini, della gente per bene che fa qualche cosa per fare in modo che questa città possa risorgere. Noi vogliamo una città normale. Vogliamo una città dove si possa camminare per strada senza avere paura di rischiare di essere uccisi, vogliamo una città dove non dobbiamo avere paura che ci rubino qualunque cosa, macchine che facciano del male ai nostri figli. Questo è quello che noi vogliamo una città normale e possiamo lavorare per questo. A questo fine, mi ricollego a quello che ha detto Roberto all'inizio di questo incontro, secondo me è necessario creare dei tavoli in ciascun quartiere nel quale raccogliere quelli che sono i problemi dei quartieri. E poi un tavolo che raccolga dei rappresentanti di tutti i quartieri, in modo che noi siamo in grado di mettere insieme tutti quelli che sono i problemi della città e che siamo in grado di studiare un programma. Ovviamente qualcuno lo diceva, la nostra città è la terza città d'Italia, ma è la prima per quello che riguarda i problemi. Ovviamente la nostra è una città difficile, e quindi raccogliere tutti i dati necessari per poter cercare quantomeno di stilare un programma che possa portare la nostra città fuori da questo macello in cui ci hanno portato. Questo credo che sia l'unica cosa che si debba fare. Grazie.
questa via. Lo porto. Avevo scritto alcuni appunti, ma ragazzi facciamo attenzione che è nucleato un po' i pareri di quelli che mi hanno preceduto. Vedete, in questo momento, in questo circolo si decide il futuro della città di Napoli. Ed è molto, molto, molto complicato. Personalmente sarei più del parere che se non siamo in grado, dopo aver approfondito un programma, di non presentare proprio le liste, perché non parliamo di comunali, ma parliamo di città metropolitana, che è ben diversa, che il territorio va dai Monti Lattari all'Irpinia, che l'ultimo comune si chiama Schiava. Ecco, vedete, dietro tutto questo dovete immaginare che c'è un programma della mafia, della politica corrotta, che risale a 30 anni. Praticamente posso dirvi che uno dei programmi che è allettante per questa gente e che rientra adesso con la città metropolitana in questi schemi è la terra dei fuochi. La terra dei fuochi cosa significa? Risanamento, costruzione indiscriminata di abitazioni. Perché spostare la gente del centro di Napoli, abbattere i quartieri come quartieri spagnoli, sanità, zona mercato, centro storico, spostarla alla zona della terra dei fuochi con la promessa di rientrare e costruire indiscriminatamente per la città di Napoli. Ecco, tutto questo mi sembrerà assurdo o fantasioso, ma è un progetto che risale a 30 anni fa e deve partire proprio da Bagnoli, che da Bagnoli c'è un altro programma ancora più criminale che ne farebbe diventare Napoli la puttana dell'Italia e del mondo. Praticamente voglio iniziare da Bagnoli per iniziare una Las Vegas che prenda tutto il meridione. Sapete cosa significa? Significherebbe chi ci tiene all'affetto familiare non può permettere un'aggressione malavitosa, politica corrotta che porterebbe a uno sfacelo sociale, politico, economico, tutto solo per i loro profitti. Ecco, noi dobbiamo organizzarci a fare un programma serio con persone che siano reputate qualificate prima dal movimento, poi localmente e poi che abbiano le capacità di affrontare certi problemi. Sì, volevo dirvi, come fai a conoscere certe cose? Mettiamo le carte in tavola prima che qualcuno di voi possa dire chi è, chi non è. Io sono Leopoldo Catalano e lavoro da 34 anni con le cooperative degli ex detenuti e posso dirvi che quanta politici sono venuti a bussare alla porta delle cooperative e quanta corruzione c'è stata con i politici che sono al potere, con i vari malavitosi, ma non solo delle cooperative, di tutta la città di Napoli. Allora, Alfredo, siccome ci sono molti interventi, se qualcuno pensa che magari può essere necessario aver ascoltato un intervento simile, magari può ritirare il suo, se no andiamo, ma andiamo un poco più veloci. Alfredo. Io passo. Ok, grazie. Ciro Totaro. Cinzia.
di chi si deve presentare dopo, così sta più vicino e risparmiamo. Allora dopo a domenica, dopo. Allora, buonasera a tutti, sono Ciro Portaro. Allora scusate, io forse dico qualcosa che è stato già detto perché sono arrivato in ritardo, però credo di non uscire fuori tema se mi riaggancio al post che Roberto ha pubblicato sul Meetup, no, per convocare questa assemblea. E all'inizio proprio mi pare che tu dici, insomma, fai un invito a rimetterci insieme, no, per lavorare, per capire se si può realizzare un percorso condiviso e se questo percorso può portare eventualmente alla costituzione di una lista per il Movimento 5 Stelle per le comunali a Napoli. Chiaramente il punto di partenza che tu stesso, diciamo, ci dai è quello del lavoro già svolto. Allora io da questo vorrei partire, cioè vorrei capire un attimino, mettere un po', focalizzare la nostra attenzione, perché diciamo guardandoci intorno un po', diciamo, divertente, Rita prima ci ha un po' redarguito a tutti quanti, no? Cioè, siamo pieni di ipocrisia, ci diciamo male parole alle spalle e poi dopo vogliamo fare le cose insieme. In realtà c'è una sorta di contraddizione, no, tra quello che tu scrivi nel post e quello che poi è la realtà guardandosi intorno, perché effettivamente ci sono molte situazioni conflittuali su qualsiasi cosa. E allora io vorrei diciamo, dare un mio contributo mettendo dei punti, focalizzando l'attenzione su alcuni punti che fanno parte della nostra storia. Cioè, voglio dire, il percorso che l'attivismo napoletano ha fatto in questi anni, qual è? Come è riconoscibile? Sicuramente uno dei punti è l'acqua pubblica, lo ricordava prima Maurizio, cioè l'acqua pubblica, che tra l'altro è uno dei temi che è stato preso da questa amministrazione uscente, però è stato un cavallo di battaglia dell'azione politica del Meetup Napoli, degli albori, così come la questione dei rifiuti, che è un'azione politica che è ricorrente nell'attività del Meetup Napoli, che tra l'altro ha anche avuto un risvolto propositivo, no, con il piano rifiuti presentato nel 2013. Altri aspetti sono appunto i tavoli di lavoro che sono nati in questi anni, il gruppo cultura, disabilità, la sanità, l'elettrosmog, eccetera. Io dico questo, cioè sono dei punti fondamentali che noi secondo me dovremmo, il programma del 2011. E questo, diciamo, costituiscono secondo me il nostro patrimonio di base da cui cominciare a fare un lavoro. Però non ultimo, lo cito per ultimo non perché sia meno importante, ma forse proprio per dargli più risalto, perché se non è da lì che bisogna partire. Cioè il Movimento 5 Stelle a Napoli esiste dal 2011 ed è rappresentato da un consigliere municipale che è Mariano Peluso. Cioè oggi noi abbiamo il Movimento 5 Stelle a Napoli, che, scusate, posso prendere qualche un minuto in più, giusto, se me lo consentite, se no, sì. Quindi noi, secondo me, qualsiasi percorso da questa sera si pensa di poter iniziare, ma si può fare soltanto partendo proprio dal consigliere uscente Mariano Peluso e dai punti dal lavoro svolto nel corso di questi anni. Qualsiasi percorso che ci porti a fare una lista o a non farla, però qualsiasi ragionamento deve partire da questo, altrimenti effettivamente ci prendiamo in giro e siamo un po' ipocriti, secondo me, perché vedo intorno che si fa tutto, si lavora, anche si fa del lavoro encomiabile, sono le persone che spendono il loro tempo per fare del lavoro, però poi non tengono conto di quell'invito che fai tu, che io ritrovo giusto, cioè di partire dal lavoro che è stato svolto. Allora recuperiamo, Mariano Peluso ha fatto un'esperienza all'interno dell'amministrazione comunale, pur essendo un semplice consigliere municipale, comunque ha stretto rapporti con tutte le municipalità e con la macchina comunale, quindi è un patrimonio di conoscenza e di esperienza che fa parte del Movimento 5 Stelle. E quindi secondo me da queste due cose, lavoro svolto negli anni passati e dal consigliere uscente, si parte per fare un ragionamento. Aldo Menga, attivista attivo. Dunque, io vedo una cosa, che praticamente siamo tutti d'accordo che ci vuole un ottimo programma, e penso che la condizione dei ottimi programmi non sarà un problema. Io però mi chiedo una cosa, questo programma ovviamente dovrà essere condiviso dalle persone che poi dovranno dare i voti, perché naturalmente è tutto lì poi il fatto. Io faccio una domanda, fino adesso il punto di incontro tra noi
e la gente, è stato il gazebo, perché le televisioni, i giornali sono tutti contro di noi, non fanno trapelare nessuna notizia. Ora io chiedo, siccome c'è stata e ci sono ancora pochissimi gazebo che io vedo per Napoli, perché molti dicono il gazebo si fa solo quanto è necessario, per me è necessario sempre, allora io faccio una domanda: se questo mio pensiero è giusto oppure no, perché noi abbiamo l'unica arma del gazebo per poter informare le persone e convincerle anche che in effetti siamo sulla giusta strada per poi avere i voti. Grazie. Dopo l'ovazione ci sto io. Aldo, bravo. Però Aldo, siediti. Io l'applauso lo so, perché stavo in forma. Allora, un attimo solo, faccio l'intervento, dopo ti scrivo. Sta Luigi Grosso e quell'altro signore che non so come si chiama, faccio l'intervento, datemi un minuto di pausa. Allora, io in realtà ho una proposta pratica e poi do una risposta sulla mia visione da cittadina attiva, quale sono stata fortunatamente grazie al Meetup, in un momento in cui veramente non c'era speranza per questa città. 10 anni fa io ho incontrato delle persone per bene e ho capito che si poteva lavorare ed era una vera e propria università. Vi dico che era un'università perché io, grazie al Meetup, mi sono specializzata in alcuni argomenti e ho capito che una persona semplice, comune, può arrivare a una conoscenza superiore grazie alla condivisione. Noi eravamo un'esperienza, un esperimento sociologico importantissimo, perché venivano persone da vari livelli. C'era la persona che si metteva la sua professionalità, la sua esperienza di vita, il suo essere all'interno della città. E io, grazie a questa esperienza, sono riuscita a seguire delle cose che pensavo di non riuscire a seguire, quindi processi penali che credevo di non avere competenze per poterne seguire. Ho cominciato ad avere competenze mediche, tra 3.000 virgolette, ma nel senso che riuscivo a capire che cosa succedeva e riuscivo ad avere uno scontro con i politicanti locali quando mi sono trovata poi per puro caso, e lo sottolineo, nelle liste, perché noi dovevamo portare un cambiamento all'interno delle istituzioni. Io questo ve lo dico per rispondere un po' all'ultimo intervento. Il gazebo, noi ci siamo arrivati al gazebo dopo uno studio incredibile e dopo una proposta e un programma che ancora oggi è un programma di eccellenza a livello nazionale, ve lo posso dire con contezza, perché poi dopo ho incontrato, grazie al Parlamento, i miei colleghi di altre regioni, che adesso fortunatamente sono degli amici, in cui parlavamo della nostra esperienza del 2010, l'esperienza del 2011 e successivamente. Il nostro programma era innovativo perché non portava come poter rimediare il danno adesso, era come poter vivere bene da mo a 100 anni, era questo lo scopo del nostro programma. Quindi noi non parlavamo di sanità come limitare il dissesto sanitario, noi parlavamo di salute, parlavamo del fatto di poter vivere bene. Una persona in salute può avere tempo e spirito adatto per acculturarsi, quindi per capire che cosa succedeva e presentare dei progetti anche sul piano dei rifiuti. Dopo di tutto questo, infatti, c'è stato un momento in cui il gazebo, il volantino, è rientrato per una necessità impellente, che era l'ansia di consenso. Noi parlavamo, ovviamente tutti quanti, e lo sottolineo, tutti quanti da un punto di vista per bene, quindi i criminali sono in Parlamento e adesso sono in regione, ma con visioni totalmente diverse, noi volevamo arrivare a portare il nostro programma, il nostro progetto. Allora da lì diventava indispensabile il gazebo fatto sempre e comunque, perché il gazebo, è vero, crea visibilità, però da un altro punto di vista. Se tu non hai il contenuto all'interno del gazebo e anche condiviso, quel contenuto non viene percepito dalla persona che si ferma vicino al gazebo. Allora viene percepita la rottura all'interno del movimento, viene percepito il fatto che la persona che magari si è fermata nel gazebo con tutto il bene di questo mondo non ha avuto gli strumenti per poter parlare di quell'argomento. E allora ci sono persone e comincia il gioco: chi, io so di più di te, tu sai di più di me, e non si riesce a capire
che cosa si deve fare e che cosa si deve dire. Questo ve lo dico perché nel momento in cui c'è una guerra, che è la guerra della battaglia comunale, nel momento in cui abbiamo tutti i presupposti per poter fare le liste, non mi credete che siamo passeggiati ad affrontare un dibattito politico, perché una cosa è vera, noi non abbiamo delle persone che ci appoggiano. Le persone non ci appoggiano perché noi siamo un reale cambiamento. Ve lo dico, ho visto prima gennaio, in regione lunedì dovranno presentare degli emendamenti perché nella prima volta nello statuto regionale verrà istituito l'istituto della fiducia. È la prima volta. Quindi loro si cadono sotto perché c'è un'opposizione per la prima volta. Quindi voi vi troverete a combattere contro questo sistema e se non c'è una condivisione nel programma c'è un problema oggettivo, perché io prima di entrare in Parlamento avevo 10 anni, poi concludo perché poi dopo vi do la risposta operativa e poi dopo concludo. Avevamo visioni diverse, siamo in Campania, eravamo persone totalmente diverse l'una dall'altra, avevamo anche una visione diversa della vita, un modo di vivere la vita in maniera diversa. Che cosa ci ha unito a noi fino a combattere ad essere veramente amici? La condivisione del progetto comune. Ognuno di noi veramente sapeva che cosa succedeva nella questione dei rifiuti, ognuno di noi veramente sapeva che cosa succedeva nell'ambito della sanità, ognuno di noi veramente sapeva chi c'era nel Consiglio regionale, chi c'era nel Parlamento. Questa era la condivisione. Ve lo dico perché quella cosa che ha detto Rita, che io ho percepito leggendo il meetup, è che cosa che mi ha creato anche a un certo punto una distanza di sopravvivenza, perché dovevo vedere le cose obiettivamente, non ci riuscivo più, era il fatto: io so più di te e non te lo dico. Questa cosa qua non si è mai verificata. Io sono andata al posto di altre persone in momenti in cui nella vita non avrei mai pensato, nel momento in cui c'era il consiglio d'approvazione del bilancio, grazie alla condivisione degli elementi, non mi sono mai sentita sola. Sono andata a vedere il processo Bassolino Romiti e lo scrivevo di pugno insieme ad altre persone, grazie alla condivisione di Pino, Paola, che mi davano gli strumenti adatti per poterlo capire, per poter capire che cosa andavo a fare. Nessuno mi ha mai fatto sentire incapace e senza la possibilità di conoscere. La conoscenza, il primo elemento, è condivisione. Questo io lo dico perché nel meetup questa cosa mi manca e sono diverso tempo che mi manca, nel momento in cui non riuscivo né più a leggere questa mancanza di condivisione, perfino io, che la mia linfa vitale è il meetup, ho dovuto smettere di leggerlo. Io questo ve lo dico perché il movimento magari finisce, ma il meetup è una cosa che ti permette di vivere. E adesso devo finire perché sto là. Gino, vai tu. Vai tu che sei qui, poi Massimo Acciaro. Salve, Gino Filente. Non sono un buon oratore, infatti volevo ricordare quello che ha detto Rita a proposito del predicare, e credo che certe cose il Papa le faccia sicuramente meglio di lui e sia, diciamo, rende posto a dare questo tipo di segnale, cioè parliamo di alcuni dei poveri, parliamo di vivere le cose in maniera equa per tutti quanti. Noi qua non possiamo avere lo stesso, diciamo, non dico lo stesso atteggiamento dal punto di vista pratico. Quello che possiamo fare lo possiamo avere però dal punto di vista emotivo. Anzi, per questa cosa mi sono segnato una cosa di ciò che ha detto quando parli di Tarzani. Aspetta un attimo. Come mi è piaciuto quello che ha detto, se riesco a leggerlo, se riesco a trovare questa cosa, se non sono mai bravo a usare. Non sono mai bravo a usare solo. Eccolo qua, l'ho trovato forse. Roberto, quello che dobbiamo fare. No, quello che dobbiamo fare sono due frasi. Sapersi relativizzare. Ci ho messo un po' a capire questa parola, relativizzare, cosa significava. Poi ci sono arrivato. Cedere il passo a chi in quel momento è più pronto, più adatto. Accettare che il proprio contributo di tempo e di competenza si diluisca con quello degli altri.
senza un ritorno che non sia il miglioramento della vita nella nostra città. Che cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo confrontarci con le nostre capacità e con le nostre conoscenze, e di volta in volta, quando riconosciamo nel nostro interlocutore delle qualità o delle capacità che sono migliori delle nostre, dobbiamo metterci l'abito dell'umiltà e fare in modo che l'altra persona possa avere più spazio, e viceversa. Quando riconosciamo questo nel nostro interlocutore, allora siamo ancora nel movimento. Ma se riusciamo a pensare che quella persona che ci sta di fronte potrebbe essere uno stato, perché ma quello sa qualcosa più di me, allora noi non siamo nel movimento. Grazie. Ernesto Brando. Ernesto. E si deve preparare Nando Pennone per dopo Ernesto. Nando, sei più vicino? No, 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 no. Ha rinunciato, l'abbiamo messo da solo un video. Sono Nando Pennone, non so se mi riconoscete tutto o meno. Niente, io stasera mi sento un po' a Canossa veramente, cioè nel senso che mi sono ricordato di 5-6 anni fa, penso ormai, che proprio con Roberto e Vega polemizzavamo sulla faccenda di Decrescenzo, gli uomini di cuore, gli uomini di... non so se ti ricordi, una di questa cosa qua. Poi ho cambiato idea e nel corso di questi anni forse ho cominciato a capire l'importanza dell'emotività, no? Quella di cui parlava anche Gino. Emotività perché? Perché forse noi qui siamo talmente inguaiati e l'unica cosa che ci può salvare è il sogno. E allora parlare di programma è anche questo. Un programma settico così com'è, e lo fanno tutti quanti, lo sanno fare. Noi quello che dovremmo forse dare in più, il valore in più che dovremmo dare a questi famosi tavoli, è la capacità di andare oltre, di andare veramente a fornire alla gente un sogno, perché la gente vuole sognare. Me l'ha fatta capire quel signore là, qualche mesetto fa, in un post su Bagnoli, dove lui immaginava un sogno di come poteva essere la sua Bagnoli del futuro. Da allora poi lui è entrato a far parte del movimento per colpa sua, però questo mi ha fatto capire che in effetti aveva ragione. Io poi ho cominciato ad ascoltare la gente a Bagnoli, l'ho cominciato ad ascoltare nel momento in cui sì, era furiosa, vendicativa per quello che aveva subito. Ricordiamoci che Bagnoli è un po' il laboratorio nazionale, no? Perché Bagnoli è oltre la terra dei fuochi, oltre le discariche, perché è venuta prima semplicemente, no? Quindi può essere un laboratorio per capire come possono finire le varie faccende nazionali attuali e come può essere la risposta futura dei vari governi futuri. Scusate, almeno per un altro mezzo minuto. È proprio questo, infatti Sblocca Italia dove nasce, dove parte? Parte proprio sul Bagnoli. E infatti vengo al concreto, proprio sul Bagnoli sta nascendo forse un primo tavolo, no? Ho lanciato l'invito un po' a tutti a venire a parlare di progettualità, di progettualità proprio sul Bagnoli, perché? Perché la gente ormai si è rassegnata anche a morire per l'inquinamento, ma vuole comunque sognare di stare nella propria terra, di lavorare nella propria terra e di dare ai propri figli un futuro nella propria terra. Ed è quello che dobbiamo fornire, ed è quello che cercheremo di fare in questo, chiamiamolo tavolo di lavoro, perché tanto l'abbiamo chiamato in un modo di chiamare, dove invito a venire persone competenti che vogliono dare un contributo a fornire questo sogno su quello che deve essere il nostro modo di vedere la nuova Bagnoli. Questo è un punto, poi ce ne saranno altri. Dunque io vorrei semplicemente proporre a Roberto se c'è la sente di rivoltare la problematica, non tanto, come rivoltare la problematica. Qua non si tratta. Come ti chiami? Ernesto. Allora.
Allora, vogliamo provare a rigirare il problema. Tu sei venuto a dire qui c'è la problematica delle elezioni del sindaco, personalmente non mi frega niente delle elezioni del sindaco, noi abbiamo una grande occasione. Allora io ho un problema di vista, ragazzi, se mi alzo mi vado a luce nel cristallino, mi fa male sopra la prima. Basta che avvicini, no, figurati, avvicina il microfono. Sì. Non ti dico quella questione. Allora, la questione che proponevo io era quella di rivoltare il problema, perché una delle occasioni per far venire la gente e raggiungere quell'obiettivo della cittadinanza attiva era principalmente far funzionare una cosa che non è mai stata fatta funzionare per arroganza, per egoismo politico, quella della cittadinanza attiva che si doveva manifestare con i cittadini che si doveva rivolgere alle circoscrizioni. Proprio per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, al di là delle appartenenze politiche. Invece a Napoli abbiamo ottenuto che i vari sindaci, da Bassolino e Gori, tutta questa cittadinanza politica non l'hanno mai voluta, non mai voluta. Una delle questioni del movimento era quella di avere la cittadinanza attiva delle persone al di là della loro appartenenza politica. Allora, la questione è, rivoltiamo il problema, come vogliamo il sindaco? Partiamo dai cittadini, passiamo da quello che può stare vicino ai cittadini ed è risolvere i problemi di questa città. I problemi di questa città non li si affrontandoli dal vertice, non li si risolveranno mai. Una delle cose che non funziona, che non si vuole far funzionare, sono le municipalità di questa città. Allora propongo da Roberto di girare il problema. Cioè non è più il sindaco che porta la municipalità, ma dovrebbe essere le varie municipalità a portare il sindaco. Le tante facce nuove, sono contento che ci sono persone nuove che hanno aderito all'invito di Roberto. Due aspetti volevo considerare, un aspetto meetup e un aspetto movimento per il quale posso parlare perché sono stato eletto nel 2011. Non si parte da zero da questa città, nel senso che, come diceva un po' Fortuna, un po' Francesco prima e a seguito Vincenzo, questa è una città che bene o male è governata, cammina sulle spalle e sulle gambe di chi c'era prima, cioè quindi dirigenti, figure dirigenziali. E noi possiamo scrivere qualsiasi programma che lascia il tempo che trova nel momento in cui questo programma non ha una reale copertura finanziaria. Il bilancio del Comune di Napoli deve essere la nostra Bibbia, altrimenti non si va da nessuna parte, siamo poco credibili. Valeria Ciarambino in campagna elettorale, qualsiasi cosa dicesse, le dicevano sì, ok, bella l'idea, ma con quale copertura di spesa? Quindi per evitare i futuri candidati e soprattutto il futuro candidato che dovrà esporsi maggiormente di sottoporsi a quella domanda, ma come la copri questa idea, con quale finanza, visto che il Comune ha questi debiti, ha questi problemi, bisogna prepararsi per far sì che si studino i temi sulla base dell'economia esistente a Napoli. E questo è da un punto di vista proprio legato al programma, quello che diceva Roberto. Possiamo immaginarci tutte le città che vogliamo, però basta veramente un cittadino veramente attivo che sta nelle istituzioni, e su questo Fortuna penso che sia un esempio per tutti, che capisce ma chi sta dicendo, non ha proprio realtà questo progetto, perché non c'è proprio la finanza. E vi dico di più, stando dentro vedo che si faranno tanti cantieri prossimamente, dove al sindaco uscente gli darà una grande visibilità per aver messo a terra dei lavori, ma tutti quei lavori, signori miei, non hanno copertura di spesa, perché tutti i finanziamenti che stanno arrivando da loro hanno scadenza a dicembre 2015 e fino adesso non è arrivata nessuna proroga, per cui il malcapitato che si trova senza conoscere queste dinamiche a dover governare questa città deve fare i patti col diavolo dopo. Quindi noi possiamo scrivere tutto, possiamo immaginarci l'Islanda, possiamo immaginarci qualsiasi visione, ma dobbiamo essere prima noi, e parlo in questo, adesso parlo al meetup, cittadini veramente attivi. La cittadinanza attiva sicuramente parte dal riunirsi tra di noi e capire che cosa vogliamo fare, ma il documento che ne viene fuori su un tavolo del bar deve entrare nelle istituzioni, altrimenti è un circuito chiuso che non va da nessuna parte, che non ha visibilità, che non viene protocollato, non viene portato nelle commissioni,
non diventa un ordine del giorno del Consiglio, non diventa una delibera, non diventa niente. Io faccio questo da 5 anni, a causa loro non riesco a fare più niente. Lo dico perché fino a che non avevamo i parlamentari eravamo simpatici, eravamo accolti. Ah, il Movimento 5 Stelle, cacchio, che bella idea che c'ha, ah, volete fare questa cosa, interessante. Io in 7 mesi ho messo su la raccolta dell'olio esausto alla quinta municipalità e grazie a Ettore che mi ha dato una grande mano abbiamo scritto i regolamenti per far sì che il comune da questa raccolta ne ricavasse un utile, soldi per le casse del comune. Il comune non l'ha fatto perché nell'atto in cui è stato approvato, deliberato, sono stati messi tutti i contenitori, si è diffuso nelle altre municipalità, sono stati eletti loro e quindi il cappello nostro politico sull'argomento diventava imbarazzante per loro. Io non sono riuscito più a portare un tema perché c'era una forza politica nascente che cresceva, considerate che nel 2011 stavamo al 2%, dopo 2 anni siamo arrivati al 25%, non sono riuscito a fare più niente. E qualcuno mi diceva, ma perché ci vai da solo? Fatti accompagnare da qualche parlamentare. E quindi mi sono fatto accompagnare a volte da Roberto, a volte da Luigi Di Maio, abbiamo fatto delle interrogazioni sul forum delle culture, sullo scandalo del forum delle culture. Niente. Con Roberto sono andato accompagnato per i referendum abrogativi, li teniamo appesi dal 2012, deliberati, pensate un po', siamo riusciti a far deliberare a maggioranza l'attuazione dei regolamenti attuativi per i referendum abrogativi e non hanno poi lavorato i regolamenti perché si sono fermati, ci hanno risposto che ci hanno paura, però hanno preso l'impegno pure con Roberto, l'assessore episcopo, e non si sono, non va avanti perché siamo una forza politica. E allora noi ci vogliamo preparare a queste comunali, ma ci dobbiamo preparare non come ci siamo, come l'abbiamo fatto nel 2011, che eravamo molto ingenui. Dobbiamo partire dall'esperienza dei pugni in faccia presi in questi 5 anni, dal fegato che ti fai così, e stavolta abbiamo una struttura molto più interessante, abbiamo oggi presenti qua pure i consiglieri regionali, abbiamo loro, e quindi possiamo veramente, abbiamo i ragazzi in Europa, adesso io andrò in Europa perché c'è un corso per consiglieri comunali per far capire loro come utilizzare al meglio i fondi europei della prossima, la prossima tornata, e fanno vedere dei casi di successo in altri posti del mondo. Quindi il circuito si chiude: Europa, Roma, Campania, comunali. E quindi noi dobbiamo essere più forti sull'esperienza degli altri. Quindi basta essere cittadini da bar. Un'ultima cosa voglio dire, e mi collego al discorso dei gazebo che diceva Aldo e che diceva Primavera. Noi gazebo li facevamo sull'esperienza di uno studio. E lì ci sta Pino Cristoforoni che ha dato l'anima per costruire. Dove stava? Ah, i cambiati rossi. Si è ammanzato, non parla. Che ha dato l'anima per costruire e studiare soprattutto un modello di gestione dei rifiuti. E su questi studi condivisi, che è diventato diciamo il nostro, la nostra diciamo, cavallo di battaglia, abbiamo fatto, abbiamo creato un modello, l'abbiamo portato nei gazebo, l'abbiamo raccontato alla gente con i cartelloni che occupavano, cioè noi alla gente nei gazebo parlavamo di Napoli, parlavamo delle problematiche della città, di Roma ce ne fregava altamente. Possiamo mettere un lato Roma parlamentari, da solo pure un lato regionali, ma gli altri due lati, diciamo, la maggior parte degli argomenti che dobbiamo affrontare all'interno dei gazebo devono essere della città di Napoli, quindi dovete conoscere i problemi della vostra città. Lo dicevano loro nella lettera, dovete occuparvi dei territori, quelli sotto casa. Il consigliere municipale, cosa che farete anche voi domani, si occupa di manutenzione strade, fognature, potature, e questo è il pane quotidiano, cioè la manutenzione ordinaria. E guardate caso, che cosa è mancata dei magistri? La manutenzione ordinaria, una città decadente, una piccola Cuba. Allora, un invito a studiare, conoscere i problemi della città, interagire con le istituzioni, altrimenti non è cittadinanza attiva, è un associativismo chiuso, è un circolo chiuso, e soprattutto relazionarvi con i portavoci tutti regionali, ci dovete massacrare. Io te lo dico per rincuorarti, c'è un'altra sfera di cittadini attivi che sono i cittadini. Io rispondo a 10-15 mail che poi incontro in municipio di cittadini che hanno capito che noi siamo aperti,
in tutte le tematiche. Con la sanità, prima delle regionali, abbiamo fatto degli incontri con tutti i direttori sanitari degli ospedali di Napoli e ci hanno detto che siamo l'unica forza politica che ha dato ascolto. Vi dico questo perché è importante conquistarsi la società civile, conquistarci soprattutto la società civile, professionisti, medici, avvocati, commercialisti, questi verranno a darci dei contributi tecnici ai nostri programmi ed è importante crescere anche professionalmente. Quindi il mio invito è studiare, nei gazebo si deve parlare di Napoli e delle problematiche e di massacrare i portavoce. Grazie. Alessandro e poi Teresa De Giulio. Tutti quegli iscritti parleranno. Anzi però chiudiamo, non gli interventi, perché sennò non si finisce più. Ciao a tutti, sono Alessandro Calabrese. Ragazzi! Intervenire dopo Mariano, che per noi può essere solo un grande maestro per la sua esperienza che ha avuto in questi 4 anni, è sempre un po' difficile, però non dirò nulla di innovativo, non dirò nulla che riguardi la nostra città, perché in realtà quello che è il programma elettorale, questo importantissimo documento che abbiamo da scrivere, da mettere. Aspetta un attimo, ragazzi, silenzio, siete tutti segnati e silenzio, ascoltiamo Alessandro che dice, scusatemi ma. Allora, dicevo, non accenderò al programma delle prossime amministrative perché in realtà né possiamo prendere spunto da quello del 2011 perché sarebbe anacronistico, né mi sognerei mai di avere delle risposte per la nostra città, le risposte ce l'ha ogni singolo cittadino, quindi quello che è il lavoro che dovremmo fare e quello che in realtà poi abbiamo sempre cercato di fare, quello di stare vicino alla cittadinanza e interfacciarci con i nostri portavoce come ci suggeriva opportunamente Mariano poc'anzi. L'unica cosa che chiedo in realtà a tutti i presenti e anche a chi non è presente, quello di guardarci in faccia, guardarci negli occhi, guardarci tra di noi e guardare dall'ultimo arrivato al più anziano del Meetup, anziano non per ragioni d'età ma anziano per iscrizione al Meetup, e capire il senso di condivisione, il senso di unione, di coesione, se c'è veramente e a che punto è da 1 a 10 questo senso di coesione, perché nulla è più importante in questo momento, a mio avviso, poi un parere molto personale, non so se condiviso o meno, dell'unione tra di noi. Questa è la forza più grossa che abbiamo, non abbiamo giornali, non abbiamo televisioni, non abbiamo mezzi di informazione, quello che abbiamo è solo la nostra unione. Possiamo scrivere un programma vincente, sempre a mio parere, se siamo uniti. Se siamo disuniti abbiamo già perso. Possiamo scrivere anche il più bel programma possibile, ma con la disunione, con le lotte interne, con lotte intestine, con tentativi di sopraffare l'uno e l'altro, trascurando i principi di condivisione, non andiamo da nessuna parte. Possiamo scrivere un bellissimo programma, lo consegniamo nelle mani di chi già governa, lo suggeriamo, come diceva qualche anno fa, un paio d'anni fa, Alessandro Di Battista, abbiamo un programma, mettetelo in pratica voi che siete al governo, noi possiamo fare questo, ma andare lì a fare una brutta figura e litigare in campagna elettorale o litigare ancora prima della campagna elettorale o magari durante, dopo, rischiamo di mettere in difficoltà l'intero Movimento 5 Stelle. E mettere il Movimento 5 Stelle in difficoltà in questo momento significa mettere in difficoltà ancora di più il nostro paese, la nostra città, la Campania. Non vorrei applausi, non vorrei così. Io sto parlando veramente con il cuore, anche vi dico la verità, pur essendo in un ambiente molto familiare che veramente mi fa sempre molto piacere vivere, diciamo anche sono un pizzico anche un po' emozionato, però voglio dire, è un momento storico importantissimo, non ci facciamo sfuggire questa occasione per
diciamo, per sentimenti molto personali. Mettiamo in gioco il sentimento di condivisione, uniamoci e prendiamoci mano nella mano tutti quanti, tutta Napoli. Napoli è una città grandissima, ma soprattutto bellissima, e portiamo avanti un progetto interessante e importante che sia scritto insieme ai cittadini e che sia condiviso e portato avanti con i nostri portaluce. Grazie. Cerchiamo di essere un po' più brevi, perché se no non ne usciamo più e non riusciamo neanche a strutturare poi la prossima riunione. Salve, sono Teresa De Giulio e io credo che rispetto alla domanda che si poneva se presentare una lista o meno, credo che sia impensabile non presentare una lista. Questa città ha bisogno di dignità. Una dignità che credo solo il movimento possa dare, perché è una città che non è riuscita a governare nessuno, è una bella donna che nessuno è mai riuscito a domare, mai nessuno. E quindi credo che il forse il meetup non sarà perfetto, ma sicuramente è una comunità di persone, le persone sono diverse, e credo che comunque tutto si possa migliorare, chiunque sta qua crede in qualcosa di buono, e quindi credo che il problema di presentare una lista non si pone. Il problema è un altro: le persone se l'aspettano la lista, perché le persone credono nel Movimento 5 Stelle, e quindi non presentare la lista significa dichiarare di avere paura. E allora questa è la domanda: abbiamo il coraggio di presentare la lista o no? Questo si aspetta la cittadinanza. Perché molti votano perché amano il movimento. Per me è così. Cioè, secondo me, Martino, tu hai la tua opinione o la mia. Cioè, le persone si aspettano da noi che presentiamo la lista. Non sarà perfetta, sicuramente, ma sicuramente è meglio di quello che c'è adesso, perché c'è bisogno di dignità in questa città. Buonasera, sono Liliana Coppola, volevo dire che comunque sono una dipendente comunale e dal 2012 a due mesi fa ho lavorato nel gabinetto del sindaco. Mi occupo e me ne sono scappata, vabbè, per dispersione. Sono lavoratrice del comune da 30 anni, quindi conosco molto bene la macchina comunale. Volevo comunque, io ho sempre detto a tutti i miei amici nelle varie riunioni, ho detto: io sono qui, sono al vostro servizio, qualunque cosa mi volete chiedere io cercherò di farvelo sapere, un po' perché sono stata in un posto che comunque aveva accesso a molte informazioni, conosco bene il bilancio del comune, ho lavorato 15 anni in ragioneria, e quindi questa è la mia esperienza. La proposta che volevo fare era questa: proprio farvi conoscere i documenti organizzativi del Comune di Napoli, ovvero le disposizioni con tutte le competenze che ha il Comune di Napoli. E questo è una cosa concreta, ovviamente, quindi, cioè, questo lo voglio proprio dire, perché teniamo 3.000 cose, problemi atavici, cose impossibili da fare, da seguire, combattiamo tutti i giorni. Io adesso sono andata in un ufficio che combatte tutti i giorni con i problemi, i crolli, le cose che cadono, le pietre che cadono, la galleria che cade, la chiesa che cade, il cornicione, cose del genere. Silenzio. La cosa positiva è che se si riesce ovviamente a trovare un modo di unirsi tutti quanti e remare tutti quanti insieme su una barca che va in una direzione, è questo. Un'altra cosa importante volevo dire sui fondi europei. I fondi europei è vero che scadono il 31 dicembre 2015, però la nuova programmazione consentiva, la vecchia, a tutti i grandi progetti di fasizzare la spesa, per cui tutta la nuova programmazione è già un po' impegnata da questi grandi progetti, da queste grandi cose, grandi manovre, cose terribili che hanno pensato di fare, diciamo, cose di facciata, milioni sprecati. Cioè, vi posso dire che ad esempio da poco abbiamo approvato un grande progetto, 65 milioni di euro da spendere, l'area Flegrea, mostrano per tremare, e 20 milioni per le strade. Cioè, adesso parte prenderemo 2 milioni, forse 1 milione adesso per la progettazione che teniamo, e tutto il resto è 60 milioni.
45 milioni dentro la mostra, cioè non proprio, insomma, mi pare che con tutti i problemi che abbiamo a Napoli prendiamo su, quindi cioè, questo è il malaffare, questa è la cosa del problema dei fondi europei, quindi dobbiamo, e appunto De Magistris si è piegato tranquillamente a queste manovre. Napoli S è un'altra grande manovra, ci sono le lobby dietro, ci sono la stessa cosa sul porto, che ci sono stati scontri di lobby e quindi non si è riuscito a fare niente. Il centro storico è una cosa raffazzonata, e questo è, e quindi questa è la cosa principale, conoscere e dire tanti punti essenziali. Io poi nel mio piccolo mi stavo preparando delle piccole relazioni, punti di ad esempio, poi ho lavorato nei derivati. Il problema dei derivati è un'altra spada di Damocle enorme ai comuni, quindi conosco il piano di rientro che ha approvato il comune di Napoli, e sono tutte cose che dovrebbero vendere gli immobili, fare, queste cose sono importanti. Per il resto, grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo Augusto Cristo. Allora, ritorniamo un attimo a fare un po' di silenzio. Massimo. Passato. No, Massimo, dico silenzio. Massimo. No, perché se no non andiamo più avanti e concludiamo qui, perché a essere stanchi siamo stanchi tutti. Quindi abbiamo un altro po' di concentrazione, se no diciamo non ce la facciamo più, interrompiamo qua e riprendiamo la prossima volta. Cioè, si può fare di tutto. Allora, buonasera, io mi chiamo Augusto Crespi. Volevo fare una considerazione sfruttando il fatto che qua ci sono i nostri rappresentanti in Parlamento, volevo fare una considerazione e vorrei una risposta, e mi riallaccio a quello che diceva Mariano. Quando Mariano dice che questa giunta comunale, la giunta di Magistris, sta appaltando lavori che poi sono debiti che dovrà pagare la prossima amministrazione, dice un qualche cosa che fondamentalmente, oltre ad essere vero, è anche molto pericoloso, e vorrei spiegare perché, perlomeno quello che penso io, forse sbaglio. Negli ultimi 6 mesi di amministrazione, l'etica, che è una parola che questa politica ha dimenticato, ma che grazie a Dio il movimento ricorda molto bene, vorrebbe che progetti che possono stravolgere una città da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista della viabilità, condivisibili o meno che siano, per l'amor del cielo, non vengano fatti. Perché sono decisioni che prese adesso sono di un'ottima demagogia da campagna elettorale, ma poi non sono soltanto debiti da un punto di vista economico, ma lo sono anche programmatico, cioè nel senso io sarò domani il nuovo sindaco di Napoli e dovrò portare avanti tutti i programmi di ristrutturazione da un punto di vista urbanistico enorme di questa città, sul quale non solo ci sono delle enormi discussioni aperte con la cittadinanza e con le altre parti politiche, ma poi dopo appunto sarà la prossima amministrazione a dover lavorare su decisioni prese da altri, ma ripeto, decisioni che stravolgeranno la città da un punto di vista urbanistico e della viabilità. Per esempio a me il lungomare chiuso piace, però questa decisione adesso di pavimentarlo tutto aveva 5 anni di tempo per fare queste scelte. Perché farla negli ultimi 6 mesi quando tu non riuscirai nemmeno a cantierarla? Io faccio lavori edili da 22 anni, conosco determinate dinamiche. Mi fermo qua, voglio che parlano gli altri, però vorrei capire se questa è una considerazione che fa paura solo a me, allora metto l'anima in pace, o se è una considerazione che possa essere condivisa, cioè l'azione vostra di tentare di interloquire per quello che ci si riesce a fare con De Magistris e chiedergli se lui ritenga opportuno ed etico da un punto di vista politica, perché l'etica, cazzo, deve essere la base di questa politica, di fare di portare avanti dei progetti del genere, ripeto, condivisibile o meno che sia. Io questo vorrei sapere da voi, scusatemi se sono forse andato fuori tempo. Allora, dopo Giuliano. Giuliano. Buonasera a tutti, sono Max Gambardella. Io ho chiesto la parola solamente per esprimere un mio personale disagio nella municipalità dove abito, la sesta municipalità. Il disagio in cosa consiste? Quando ho iniziato ad attivarmi come cittadino,
io sono stato presentato, cioè ho conosciuto Tina Formisani, che sta là, la prima persona, con lei ho lavorato insieme per circa un anno e mezzo e si sono creati delle situazioni un po' strane, cioè nel senso che Tina parlava di Marco Sacco, sono situazioni un po' personali. Ok, allora lascio stare questa situazione e parlo del tema. Il tema è questo, che riguardo le tematiche LGBT, lesbiche, gay, bisex e trans, il sindaco De Magistris ha fatto moltissimo per la comunità gay, però con un piccolo particolare, vale a dire quello di favorire moltissimo le associazioni LGBT. La mia proposta del programma è quello che siano le istituzioni ad occuparsi dei cittadini e della comunità e non le associazioni a fare da intermediarie, perché con i finanziamenti pubblici, cioè con i soldi nostri, si finanziano dei progetti e i reali risultati di questi progetti non sono a vantaggio di tutti ma soltanto di una piccola minoranza, cioè di coloro che fanno parte di quel giro. Ecco, questo è quello. Cioè andare a controllare questi soldi pubblici, finanziamenti, a chi vengono dati, come vengono dati e possibilmente di non darli proprio, ma di fare le istituzioni il loro dovere. Scusate un attimo. Allora, la prima andiamo avanti ancora per un po' fino alle 9, quindi c'è la possibilità per tutti gli interventi. Le 8 o qua. Se ci teniamo dei tempi parliamo tutti. La seconda, perché c'è qualcuno che sta andando via, e che comunque nell'ottica, sempre non perdendo di vista ciò che Roberto ha detto all'inizio, laddove si parla di contenuti e non tanto di meri contenitori ma di contenuti, rispetto al lavoro che si può fare, questo spazio a dei proiettori, questo spazio al mattino è spesso libero, questo luogo permette di lavorare, i contenuti possono essere lavorati anche in questo luogo, d'accordo? Pensiamoci. Allora, sono Giuliano Papagni, ho seguito, diciamo, sono il meetup da circa 3 anni, ho seguito varie problematiche a Bagnoli e nella zona Flegrei. Allora, io vorrei tornare un po' alla visione, abbiamo parlato di programmi, però io vorrei dire una cosa da subito, cioè noi siamo una comunità che si è formata su dei valori che sono condivisi, che io quando mi sono avvicinato al movimento appunto ho studiato e ho condiviso, quindi molte cose, alcune sono state anche proposte concrete come il programma per esempio per i rifiuti presentato dalla Ciro Totti, sono cose che noi già abbiamo fatto, quindi su tematiche centrali che riguardano generali ma poi concrete, rifiuti, trasporti, beni comuni da tutelare come prima cosa, penso che è un punto di forza. Quindi per quanto riguarda gli approfondimenti tecnici, anzi faccio una proposta, visto che io sono d'accordo, ci dobbiamo avvalere dell'esperienza di Mariano Peruso, che è quello che è entrato, anzi io proporrei a questo punto, semmai anche sfruttando questo spazio, perché no, fare un sabato mattina anche qualche seminario in maniera tale da condividere la sua esperienza con gli altri. Questa è una proposta concreta. Poi per quanto riguarda la difficoltà, non mi soffermo sulle problematiche perché ho detto da subito che siamo una comunità, dobbiamo crescere, dobbiamo imparare anche a controllare un po' la nostra emotività, perché ognuno di noi, volendo o volendo, ha un suo carattere, recita volente o volente un suo ruolo, deve soltanto capire che al di là del suo ruolo c'è qualcosa di più grande, in cui penso che è il motivo per cui siamo tutti quanti qui questa sera. Quindi questa è una cosa su cui tutti, io ritengo, dobbiamo lavorare e sulla quale ci dobbiamo concentrare per un motivo molto semplice. Noi, secondo me, non dobbiamo sconfiggere i nemici politici, dobbiamo convincerli, perché il modello del movimento si basa su una tecnologia condivisa e su dei valori da condividere. Se gli altri, quindi non dobbiamo sconvincerli ma convincerli, quindi da questo punto di vista importanti gli osservatori, e io sono d'accordo, ma anche la presenza sul territorio e in questo appoggio, ad esempio con delle cose studiate e diciamo diffuse ai cittadini, come già abbiamo fatto da presto, perché poi quelli regionali sembra che siano stati anche
abbastanza efficaci, senza nulla togliere quello al contributo che hanno dato giustamente i nostri portavoce nazionali. Quindi il mio invito è quello sicuramente a studiare, fare proposte concrete e fare appello alla sintesi, in nome della quale vi taccio. Ricco Renzo. Ricco Renzo. Andiamo avanti. Corrado Lampe. Corrado Lampe. Ragazzi, andiamo velocemente, cerchiamo di chiudere gli interventi alle 20:30 più o meno. Allora, cercherò di essere fulmino anche perché sono un piccolo intruso, nel senso che avrò votato, ho fatto votare ma non sono iscritto. Per vari motivi, per varie considerazioni, però una cosa mi sento proprio di dirla. Non sono napoletano come gran parte di cui si saranno già accorti, e per questo ho un occhio completamente diverso per la città. Io ogni volta che vengo a Napoli, sono molti anni che vengo a più riprese a Napoli, ogni volta per me è uno stupore. Stupore che voi è passato perché non vi rendete nemmeno conto di dove vivete, secondo me. No, vi rendete conto, ma ci sono delle cose che vi sfuggono completamente, perché non le... Non... Senza rispondere. Allora, ma vi rendete conto? Perché ci sono qua delle risorse che completamente sono completamente abbandonate. Perché giustamente i nostri problemi, avete un sacco di problemi, sono d'accordo, ma ci avete anche un sacco di risorse che stanno ferme lì come i problemi. Faccio un esempio perché è una cosa dove un minimo di competenza ce l'ho. Per esempio musei, scavi, archeologia, eccetera, eccetera. Sì, si parla genericamente di cultura, di bellezza e di importanza, ma non vi rendete conto nemmeno dell'importanza del patrimonio che vedo, che è forse molto di più di quello che già sapete. E non vi rendete però allo stesso tempo nemmeno conto del disastro che in questo momento è in corso. E il problema a questo punto non è solo di Napoli, è un problema nazionale. Il patrimonio nazionale attualmente è sotto saccheggio, sotto ai nostri occhi. Ma non solo il patrimonio culturale, la collega che parla dell'amministrazione ha fatto un accenno a una cosa che forse non molti hanno capito. Hanno trovato il trucco per rubarsi il patrimonio pubblico, costringendo a mettere in bilancio i beni comunali e tutto il resto. No, per esempio che tutto deve essere coperto con impegnando il patrimonio immobile del comune. C'è una cosa folle e nessuno dice niente. Io vedo amministratori che firmano, ma siamo purtroppo costretti a fare così. Fanno così, dicono così perché chiaramente hanno interessi diretti e sono rappresentanti di terzi. Un secondo problema grossissimo, le decisioni dei comuni ormai vengono prese fuori dal comune, il consiglio comunale fa solamente le belle statuine, perché in realtà decidono consigli di amministrazione di ditte che sono impegnate nelle imprese e che nei grandi lavori, eccetera eccetera. Vedo che il problema concede, ma questa è una cosa sulla quale bisogna battere tantissimo. La città praticamente è occupata, è come se ci fosse un esercito straniero che ha occupato la città. Allora io dico, Napoli ha una grande esperienza in questo campo, perché è l'unica città al mondo, che io sappia, che si è saputa liberare almeno una volta a mani nude contro un esercito che allora passava ancora per invincibile. Le quattro giornate tutti le ricorderanno, per me io quel film, perché io lo conosco solo attraverso il film, me lo vedo 10.000 volte perché è un sì, non lo so, ti faccio una domanda. Allora voglio dire, la tradizione per fare quello che dovete fare ce l'avete, il materiale ce l'avete, porca miseria, e questa è la volta buona, per questo niente litigi, pochi obiettivi chiari e niente discussioni inutili, grazie. La cosa che più mi interessa precisare è che ho sentito dire che noi non dobbiamo deludere la cittadinanza. Allora, dire una cosa del genere significa non avere capito dove siamo. Noi siamo in un movimento che vuole realizzare la democrazia diretta, la democrazia dal basso, per cui non abbiamo niente da dire o da offrire alla cittadinanza. Noi siamo cittadinanza
E forse, diciamo, quello che abbiamo sbagliato negli ultimi anni è stato proprio questo, negli eventi che abbiamo organizzato sul territorio, invitando i portavoce come se fossero dei VIP, delle star, invece trascurando di coinvolgere veramente i cittadini. E diciamo, si sono create delle sezioni di partito, perché si sono create delle sezioni di partito nei vari quartieri, dove ognuno faceva il suo evento per dimostrare di essere più bravo dell'altro. Questo ovviamente ha portato a un distacco da parte con la cittadinanza, che invece veramente crede nel movimento, che ha continuato a votare il movimento, però non è venuta, non ha partecipato, ha votato il movimento come si vota un qualsiasi partito. Per cui io dico che prima di pensare di presentare una lista dovremmo pensare se veramente in questo meetup abbiamo tutti quanti chiaro qual è il nostro percorso. E innanzitutto secondo me non si può costruire nulla se non c'è alla base una cosa fondamentale, che è il rispetto per l'altro, la persona che ci sta vicino. Se non c'è questo non possiamo fare nessuna lista, non possiamo presentarci da nessuna parte, perché non siamo meglio in questo modo, non siamo meglio, non siamo meno peggio, si una schifizza. Mauro Fusco. Mauro Fusco, passiamo a... No, si deve preparare Salvatore Galliero. Salvatore Galliero dopo. Salvatore Galliero. Due minuti. Vai. Vai. Buonasera a tutti, sono Mauro Fusco. Ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi che c'erano prima di me. Da ultimo arrivato che voleva cercare di capire qualcosa. E sinceramente ho sentito tante belle idee, ho sentito qualche comizio, ho sentito anche un cazziatone incredibile, ho sentito tante cose, però forse non ho sentito molte risposte a quello che Roberto aveva chiesto all'inizio, cioè delle idee concrete per avere due soluzioni, programma ed eventualmente candidatura. Allora, nella mia idea, che è l'idea del Movimento 5 Stelle, programma e candidature devono uscire per forza da quello che è il meetup e quello che è la base, ma la base significa, e qua riprendo l'intervento di Aldo e di Vega prima di me, significa gazebo. Allora Roberto, ti faccio una domanda io. Tu hai guardato i meetup amici di Beppe Grillo a Napoli? Ci sono tutti i meetup organizzati per quartieri, e mi sembra di aver capito che non si poteva neanche più tanto fare. Del programma ce n'è uno solo, forse, parliamo di programma, che è quello del martedì a Bar delle Antille di cui parlava Paola, a cui ho presenziato qualche volta, che però ovviamente dovendo racchiudere in due ore più o meno tutte le idee non riesce effettivamente a fare niente, quindi ci vorrebbero dei meetup, questa è la mia idea, poi vedete che cosa ne volete fare, dedicati per temi di programma. Programma che però, mi dispiace dirlo, non è quel bel programma del 2011 che il cittadino comune se lo legge non ci capisce niente. Può essere un programma un pochino più alla portata del popolo, alla portata di chi anche dall'esterno guarda il Movimento 5 Stelle, si legge il programma e non sente cose astratte come democrazia diretta, partecipazione eccetera, ma sente il proprio problema, che può essere Bagnoli, può essere la manutenzione stradale, ma deve essere concreto, può essere il lavoro, i redditi di cittadinanza, ma deve essere un problema concreto. Allora la mia proposta è, tu però come portavoce, come coordinatore, come organizzatore, come rappresentante, non lo so, come guru nostro del movimento, devi mettere un po' ordine dei meetup, perché i meetup organizzati così, che non sono tematiche, non ti porteranno mai, ti dico mai, al gazebo, ti porteranno alle fazioni interne, se tutto va bene per quartiere, e ci fanno perdere quello spirito del movimento che è il meetup. Secondo problema, il gazebo. Il gazebo è la base, diceva prima Ernesto, capovolgiamo la piramide. Ok, quindi prima cosa, qualunque candidato deve passare per la base, un candidato che secondo me, chiunque esso sia a livello comunale e a livello municipale, che non si fa vedere al gazebo, per me non è un candidato. È un candidato che ha perso poi un contatto con la gente, che non li ascolta e che non può fare scelte di voi. Seconda cosa, mi dispiace dirti, ti porto un problema concreto. Tu prima mi hai parlato delle regole, della lettera famosa di Figo e Battistello, letta bene, ma da quella lettera è successo un po' di casino. Cioè al gazebo, se vogliamo fare un volantino che dobbiamo dare al cittadino su qualcosa che vogliamo fare, ma non perché vogliamo essere eletti, perché vogliamo fare, vogliamo pulire una strada, vogliamo ripetere un sabbino, come lo dobbiamo
dobbiamo filmare? Come filmiamo Mauro Fusco e non lo so, Ernesto Roberto, come cittadini? Possiamo mettere il Movimento? Non possiamo mettere il Movimento 5 Stelle, perfetto. Allora però lo possiamo distribuire a Gazebo del Movimento 5 Stelle, sì. No. E allora al Gazebo noi che materiale gli diamo? Ma gli diamo materiale, non possiamo fare niente. Allora il Gazebo lo chiudiamo? Dobbiamo chiudere il Gazebo. Salvatore Galliero. Ragazzi, ragazzi. Ragazzi, ascoltiamo. Vai, per adesso tutti stanno zitti, andiamo. Mezz'ora abbiamo iniziato. Due minuti, ora... No, io sarò brevissimo. Io intanto mi scuserete l'impaccio, è la prima volta che partecipo a un'unità. E volevo riportare solo un pensiero di cui si parla, una cosa di cui si parlava tra amici. Si parlava di strutture fatiscenti destinate a finire, perché non potessero essere usate per alcune funzioni, come il laboratorio per giovani. Ma poi alla fine ci chiedevamo a che serve parlare tra di noi in piazza, cosa concludiamo. Noto con piacere invece che finalmente c'è un modo di rendere pubblico i nostri dubbi, i nostri problemi, quello che vorremmo fare, e continueremo così, perché è una bella cosa che un cittadino qualunque, uno che per la prima volta interviene, può anche parlare, può esprimere la sua idea. Ho notato con piacere che ti ho fatto delle domande per dei chiarimenti, il giorno dopo mi è arrivata la risposta, non mi era mai successo un fatto del genere, quindi di continuare così, ma aiutateci su una cosa, perché magari quelli più distratti, quelli più pigri, meno attenti, a loro riesce difficile capire il modo, come funziona questa cosa. Loro pensano che Movimento 5 Stelle, Meetup, sia null'altro che il nostro partito. Ok, ti votiamo, speriamo in te. Non hanno capito che bisogna essere cittadini attivi, che è diverso il concetto. Aiutateci su questo, non ci riusciamo bene. Angelo Visione? Non c'è. Non c'è. Cinzia Milone. Cinzia. Cinzia Milone e dopo c'è il maestro Salvatore Urra. Buonasera a tutti, sono Cinzia Milone, ho goduto dal primo momento, da quando è stato eletto il nostro portavoce in municipalità, poi ho seguito il Senato, ho seguito anche le regionali. Quello che veramente trovo vergognoso, a questo punto devo usare questo termine, sì, devo usare questo termine, è che praticamente il confronto non esiste più. Non è una confessione, con molta calma e con molta educazione io l'altro. Ma caro signore, lo dica a questi prezzi. Allora, quello che trovo che proprio non va è che non c'è confronto più in quello che sia il MUC che anche quella che è la pagina Facebook del Movimento Campania. Allora, l'attivista o comunque quello che si vuole interessare a una cosa, vorrei capire a chi deve fare riferimento. Da questo momento si può incominciare, fermo restando che io, avendo già detto che ho goduto di tutte queste lezioni, di tutte queste bellissime cose che ci sono venute, abbiamo lavorato tutti perché succedesse tutto questo. Per poter andare avanti bisogna creare, pensare di avere assolutamente un luogo di riferimento che non sia scannarsi, oppure viene il capoccia che si crede il capoccia, fa il suo intervento, manda a fare a quel paese tutti quanti e non ti risponde neanche. Questo non è quello che io ricordo.
invito principalmente perché per poter creare un programma, per poter creare un dibattito che non sia solo strettamente offensivo, bisogna partire da questo, perché non c'è più un punto di riferimento. Questo è quello che io voglio dire in assoluto. Per il resto suppongo che per 5 anni ancora noi non possiamo lasciare a nessuno questa città che ha lo sbando, assolutamente. Questo è il mio intervento, buonasera, auguri a tutti. Salve, sono messo Salvatore Murra. Ragazzi, non interrompete perché vengo tutto qua, sono a casa del governo e mi fermo e finisce tutta la sera. Allora, io sono venuto qua, pensavo che Roberto faceva un ragionamento diverso, cioè mi aspettavo che lui è volato alto, ma pensavo che lui ragionava dello stato dell'arte di questa città. Questa è una città che sta morendo. È una città dove il degrado sociale, il degrado economico, produttivo è ai livelli inferiori. Gli indicatori sono tutti contro questa città. Non mi aspettavo un altro ragionamento. Ma alla fine ho capito che ci hanno dato una sorta di compiti a casa. Dovete fare questo, poi dovete fare questo, poi dovete fare questo. E poi alla fine, voglio dire, se qualcuno non gli va bene, se ne può pure andare. Allora questa cosa, ma lo dico sì, come fatto di mia interpretazione, non è quello che hai detto tu. Però io mi aspettavo un ragionamento diverso. Mi aspettavo di capire che cosa, quale città vogliamo in questa città che è morta. Questa è una città morta, io sono anziano, probabilmente fra linea 30 anni non ci sono più, potrei dire pure, ma a me non mi interessa, mi vengo dietro a voi, dove andate, vengo pure io e così va. Allora vi porto un esempio semplice. Io abito in Unione dal 1980. Mettemmo tutte le porte blindate e dicevamo tutto sommato adesso stiamo bene. Passarono 5 anni, poi queste le cancellate vicino alle finestre, dicevo, ma stanno ancora meglio, perché sicuro non succederà niente. Poi improvvisamente ci siamo convinti, abbiamo messo l'allarme, dicevo, queste poi si tratta del rapporto solo l'allarme. L'altra, l'anno scorso abbiamo messo la vigilanza armata. Quindi noi nell'arco di 30 anni abbiamo misurato il livello di degrado sociale di questa. Qual è la mia proposta, e che su concordo con un amico Roberto, su non presentare le liste, però la metto su un'altra accezione questa cosa. Napoli è stata governata da anni da governi di progressisti, governi buonisti e governi tolleranti. Ci sono stati 40 anni di governi dove ognuno faceva i fatti suoi. Il risultato è che il sottoproletariato è diventato importante, ha coperto il vuoto politico e è diventato una parte di maggioranza di questa città e che oggi si esprime nelle strade di tutta la città. La maggioranza è completa con la casta partitocratica imprenditoriale, il quale sta qua su, stanno tutti ricchi, nelle case stanno chiusi a bacio del rubino della munizia, camminano in coppe e i cani non se ne fregano, però sono la maggioranza di questa città, sono la maggioranza. Allora invito a voi, prima di pensare alla lista, che è il fine, la lista non è l'inizio, la lista è il fine del nostro ragionamento, la candidatura è il fine del nostro ragionamento. Noi non siamo nati come movimento per vincere le elezioni o per candidarci con forza, non ce l'ha ordinato ieri. Noi ne possiamo anche, voglio dire, starcene a casa e di questa città ve la governate voi per altri 4 anni, voi ve la governate. Allora dico a voi che siete giovani, pensiamoci 1 milione di volte prima di pensare alla lista, partendo da questo pezzo piccolo suggerimento che ho voluto fare io. Guardate che io sono pensionato da 10 anni, quindi voi lavorate, sono sempre in mezzo alla strada, la mattina alla sera, lavorate poco. Il degrado di questa città è un degrado secondo me strutturale ed irreversibile. Pertanto, quindi io dico, riflettiamoci 1 milione di volte, caro Roberto, se no noi saremo costretti e moriremo per eutanasia, sarà il nostro un suicidio politico.
Mario Enrico. Non è stato casuale. Sì, allora, buonasera a tutti. Io mi chiamo Mario Enrico. Qua studio solamente, quindi non ho niente a che fare con Napoli, però il progetto del Movimento 5 Stelle è comunque un progetto valido e penso che tutti quanti voi dovrete un attimino riflettere su quella che è l'importanza, secondo me, di presentare una lista a Napoli, perché secondo me ci sono anche buone possibilità di vittoria. Comunque, a prescindere da questo, io penso che dobbiamo essere un attimino razionali, quindi si deve un attimino ricominciare a capire che cos'è un meetup e le municipalità che ruolo devono avere. Quindi secondo me, oggi come oggi, per riuscire poi eventualmente a creare dei gruppi di lavoro specifici e tematici, ogni municipalità deve fare feedback col territorio, quindi deve andare a capire quali sono le criticità che ci sono nelle varie municipalità e portarli ai tavoli di lavoro. Seconda cosa, penso che ci dobbiamo contare, perché siamo 5.400 iscritti su Meetup, però qua saremo 150-160 persone. Io voglio capire di tutte queste persone che sono sedute oggi qua, quanti sono effettivamente disposti ad impegnare il proprio tempo per fare qualcosa per il programma di Napoli, perché io, almeno da quello che ho potuto notare, mi vedo circondato da arrivisti che arrivano e sperano nel movimento, quindi sempre il solito discorso delle candidature e tutto quanto. E terza cosa, io penso che sia necessario, per colmare quel gap che c'è tra la rete e la realtà, fare delle graticole obbligatorie per chi che fa attivismo da tastiera, che secondo me è anche utile fare attivismo da tastiera, si vuole candidare, quindi onde evitare che in campagna elettorale poi ci siano i soliti discorsi: io non faccio la campagna elettorale al Movimento 5 Stelle perché non mi sento rappresentato da quella persona che non ha mai fatto attivismo nella realtà. E ultima cosa, io do anche, cioè a me piace anche vedere quello che succede intorno, quindi dico che a Salerno stanno già lavorando su una piattaforma di comunicazione per quello che deve essere il posto, quindi poi un'eventuale presenza nel comune, come comunicare i nostri rappresentanti con gli elettori e i cittadini attivi. Questo è anche un altro gap che ci sta nel movimento. E un'ultima cosa, se si fanno dei tavoli di lavoro, si devono fare dei tavoli di lavoro aperti a tutti, quindi utilizzare il Meetup per coordinare le nostre azioni, però successivamente si devono fare degli eventi su Facebook senza logo e senza nulla, in modo da riuscire a includere quella massa di persone che vuole veramente cambiare, che ha delle idee, che però oggi non lo fa solo per una questione di logo. Questo diciamo che è poi propedeutico a quello che sarà il passaggio poi sotto il Movimento 5 Stelle. Buonasera. Sono Grosso, volevo dire una cosa: il 95% dell'intervento che avrei voluto fare l'ha fatto Mariano, per cui Mariano Peluso, per cui mi aggancio all'intervento su. Mariano parlava di sostenibilità finanziaria, io volevo dire una cosa in più: il programma che noi ci dovremmo predisporre a fare non deve solo guardare la sostenibilità finanziaria, ma deve anche guardare la concretezza, nel senso deve essere realizzabile. Allora, non dobbiamo parlare della città di Napoli, perché commetteremo un errore stratosferico. Cioè, giusto per dire due parole, faccio un esempio: non possiamo parlare del porto di Napoli, perché i problemi del porto di Napoli non riusciremo mai a risolvere se non parliamo anche del porto di Pozzuoli e del porto di Castellammare. Non possiamo parlare di ABC se non parliamo di ATO. Noi dovremmo proporre, andremo a votare un sindaco metropolitano che dovrà affrontare i problemi metropolitani. Cioè, se si ottura la Fogna a San Giovanni a Teruccio, potrebbe anche dipendere dai reggilani, per cui non dovremmo avere una visione più ampia e dovremmo creare un meccanismo di coordinamento per il programma anche a livello provinciale, perché il sindaco dovrà rispondere principalmente a quello che una volta era la provincia e oggi sono 92 comuni della città metropolitana. Ho chiuso e ho finito, grazie. Francesco Accardo. Che si deve preparare? Massimo Acciaro dopo. Massimo, se posso vedere il posto? Sei due minuti. È spiccio. Massimo, sei del posto? Sinteticamente, perché sono affrontati tutti le chiavi, gli aspetti legati all'identità del movimento. Io faccio una domanda, banalizzo un po' per andare alla sintesi: come si attiva un attivista, come lo si mantiene attivo e come si fa in modo che sia sempre attivo? Cioè, questo aspetto del fatto che uno debba fare un'attività
debba andarsi a proporre, debba avere delle istanze presentate continuamente dalle persone che hanno problemi di presidi di pronto soccorso, che hanno all'interno delle loro famiglie persone che non hanno le pensioni di disabilità, che hanno problematiche di questa natura. E io feci presente questo aspetto già 2 anni fa o 1 anno e mezzo fa quando stavamo a Bagnoli. Se voi non ci date un contatto diretto nel merito di questi aspetti, che è il discorso di essere più presenti sul territorio, cosa si pensa che possa essere il movimento se perde questa dimensione di identità? Perché qua si parla e si gira attorno al problema. Che cos'è l'identità del movimento? Le persone, gli attivisti, chi sono e quanti ne sono? Siamo solo noi. Come si fanno a, usando un termine improprio, a rinnovare queste presenze e queste attività? Su che cosa ci voteranno? Tenendo presente che a me interessa poco essere votato o propormi come lista, perché non l'ho mai fatto e non lo farò neanche in questa altra prossima occasione. Qual è l'elemento che garantisce o fa credere che le persone continueranno ad avere fiducia in una realtà che perde identità, valore di riferimento e onestà? Che molte di queste cose stanno avvenendo. E allora, per poter dissipare questi elementi, quando si parla, Roberto, di memoria storica, no, del movimento, gli elementi per andarla a recuperare ci sono. No? Il meetup, la piattaforma, deve essere rivisitata anche dal punto di vista tecnico e informatico. Le realtà dei gruppi che hanno lavorato e che hanno un qualche cosa alle spalle, se uno è disonesto e fa prevalere il proprio narcisismo, allora tiene conto di non andare a verificare. E questo è un problema della natura dell'essere umano. Ma la sostanza di tutto ciò che è, per evitare le schizofrenie e i riferimenti, chiudo con un esempio semplice. Noi a San Giovanni abbiamo dei problemi per i parcheggi, abbiamo una metropolitana che è stata attivata e non si parte col problema della gestione del parcheggio stesso, abbiamo problematiche di persone che vivono una realtà di invivibilità, perché la camorra sta nei condomini e io vivo nei condomini dove ho in ogni condominio il camorrista, quello che sta nel sistema. Quando si parla di controbattere queste realtà, e chi sta nella terra dei fuochi la conosce bene, l'aiuto che noi chiediamo è quello oggettivo di avere una presenza e portare avanti il discorso continuo quando vi incontro il professor dottor Movimento che sta facendo. E lui dice: non vi preoccupate, questo e quell'altro. Perciò l'attivista come lo si mantiene attivo? Massimo Ciale. Dopo Ettore. 2 minuti, ma cercherò di essere breve. Allora, alla speranza che diceva Eugenio del discorso del Papa all'ONU, io contrappongo quello dell'indipendenza che faceva sempre all'ONU Che Guevara. Cioè io vorrei che la mia città fosse indipendente da una logica partitica che ha mortificato la dignità per tanti anni di questo popolo. Vorrei che la politica fosse visione. E alla speranza cui parlava Nando Pennone, al sogno di cui parlava Nando Pennone, io vorrei che a questa narcosi indotta si avesse un risveglio delle coscienze dei napoletani. Allora Teresa De Giulio, giustamente, io sto facendo un remake tutto per poi fare il mio intervento. Teresa De Giulio parlava di coraggio, sì, ci vuole coraggio per governare una città del genere, ma se non si ha il coraggio di governarla, allora qua che cosa stiamo a fare? Allora io abbiamo parlato di gazebo, dell'abolizione dei gazebo, bene, aboliamoli i gazebo, però consideriamo pure che i gazebo sono i punti di raccolta delle stanze della sofferenza del popolo. Consideriamo che i gazebo sono un veicolo attraverso il quale noi riusciamo a dare delle informazioni, a informare il popolo di ciò che di buono voi fate in Parlamento, che altrimenti incorrerebbe in un ostracismo mediatico, perché tutti i media ci sono contro. Quindi se ci sono i pro dell'abolizione dei gazebo, ci stanno anche i contro. Quindi vi inviterei, cioè, invitiamo a rifletterci su questa situazione. Per quanto riguarda le elezioni, beh, io non ho sentito nessuno che parlasse di elezioni. Ti domando, c'è cioè, proprio una cosa della metà.
quando si vota, come si vota, su che piattaforma online, oppure decidiamo di votare deviso una persona. Un altro interrogativo, tu hai fatto una lettera del logo, giustamente ho sentito, io più volte ho cercato, ho telefonato una alla tua segretaria, ho cercato di mettermi in contatto con te, per, ovviamente per impegni istituzionali ho avuto da fare, giustamente non mi ha potuto rispondere, però la mia era una richiesta da parte di tanti attivisti che, come diceva l'amico che non ricordo il nome, voleva un chiarimento in merito all'utilizzo o no del logo, perché purtroppo si è creato un pochettino di disguidi in quanto finito il tempo, sì, scusate, cioè, allora per quanto concerneva le votazioni, poi in merito un'ultima cosa, in merito a fare il come si fa il movimento, io vorrei che tu Roberto, perché non solo sei il responsabile del, con Alessandro Di Battista del Meetup Napoli e di quello nazionale, vorrei che voi parlamentari nazionali, oltre a quelli regionali eccetera, deste delle indicazioni, dei riferimenti, perché purtroppo noi ci sentiamo un pochettino sbandati. A questo sbandamento si aggiunge anche delle situazioni che vengono calate dall'alto, cioè vengono percepite dalla base come calate dall'alto. Io lo so che tu Roberto, conoscendo la tua storia, non è nel tuo DNA imporre determinate situazioni, ma quantomeno io vorrei che tu chiarissi determinate condizioni e riuscisse a dare anche delle linee guida da seguire. Grazie. Non sono mai intervenuto adesso, però la linea guida che abbiamo cercato di dare come Zuracchieri è nella lettera limitata, perché se leggi lì c'è tutto come linea guida, non c'è niente da interpretare, purtroppo, perché capisco che è difficile, è così, però è un ribadire alcune regole, alcuni principi che ci sono da sempre, non è cambiato niente, è solo ribadirlo e ce lo siamo ricordati tutti all'improvviso. Dopo Ettore, Aldo Balessi. No, io mi volevo ricollegare al discorso che faceva prima Pino Di Sopra, perché lui ha lanciato una proposta, però io per le comunali un'esperienza come quella delle regionali io personalmente non la voglio più ripetere. Se ci sono delle irregolarità che io denuncio, che tu denunci, che noi abbiamo denunciato, ci deve essere una conseguenza. Non è possibile che noi postiamo, denunciamo delle cose e poi non succede niente. Quindi quello che mi auspico adesso per le comunali è che questo finalmente avvenga. La seconda cosa, sentito parlare prima l'attivista attivo, come diceva Aldo Menga. Ricordiamoci una cosa, noi qua siamo come attivisti, ognuno di noi, ognuno di noi sta qua e dà il proprio contributo al movimento sulla base delle proprie possibilità personali, economiche, di qualsiasi tipo. I portavoce invece hanno una responsabilità e in quel caso gli si può chiedere di più ed è giusto. La terza cosa che volevo dire per quanto riguarda il discorso dei gazebo, secondo me adesso non è che fare il gazebo è sbagliato, secondo me è superato. In che senso? Non che è superato, che bisogna, secondo me, noi come attivisti del Movimento 5 Stelle o del Meetup Napoli abbiamo un vantaggio molto forte rispetto anche alle altre forze politiche, è che noi possiamo recarci sui luoghi del conflitto sociale, chiamiamolo così, con una faccia più pulita e siamo molto più presentabili e portiamo molti più contenuti, ad esempio come abbiamo fatto con l'immigrazione, con ragazzi dei centri di accoglienza che li stiamo seguendo. Se ci avviciniamo a quelle che sono le varie associazioni, le varie realtà sul territorio, e passiamo per un momento quello che è solitamente il discorso del gazebo, secondo me anche con il Movimento 5 Stelle riusciamo ad ottenere possiamo portarlo insieme, si fa insieme il gazebo e poi ovviamente cerchi di andare a quello del conflitto sociale. Quindi questo era il discorso. Dopo di noi sono finiti 9 meno 5 non siamo finiti.
io sono un uomo di impresa e come tale non parlo né il politichese né faccio filosofia nella politica. A me Arnaldo Balassi, io quando lavoro faccio i fatti, e poiché la politica è un lavoro per la collettività, noi dobbiamo fare i fatti, perché i cittadini i sogni non li vogliono più. Io non ci credo proprio più ai sogni, perché altrimenti dovremmo prendere la canzone di Gino Daniele e dire Napoli è una cartolina sporca, maltrattata e buttata lì in un angolo, noi grandi ostini la dobbiamo prendere, lavare, stirare e portarla in giro per il mondo. Una grande cazzata dire Magistris, se noi siamo nella merda. E allora dobbiamo fare i fatti. Come si fanno i fatti? Promuovendo sul territorio l'immagine del Movimento 5 Stelle, non deve arrivare solo da Roma, che Roma e grandi nostri amici parlamentari ci stanno illuminando e stanno dando lustro a questo movimento. Il movimento è Roberto, un uomo di comunicazione, si fa con marketing territoriale, quindi noi dovremmo avere la dignità, ovviamente stando attenti a ciò che si fa, ciò che si dice e come lo si fa, e comunicare, portare la voce del centro direttivo del movimento e con molta modestia e nel rispetto delle regole e dei principi fondanti del movimento comunicarlo ai cittadini, cioè per capire ai cittadini che il movimento a Napoli sul territorio esiste e c'ha la faccia di Massimo, di Roberto, di tanti altri che si vengono sul territorio da ormai da anni. Per quale motivo, io mi domando, dal padre Leale a chi correttamente in questi anni si sta adoperando sul territorio dicendo no, tu non conti un cazzo, ti stai a casa tu e vieni solamente a votare quando si va a votare. Scusatemi questo mio sforzo. Non solo di Napoli ma del paese, stando vicino, però non ci fate passare come funzionari contro, noi siamo i funzionari a favore. Dovremmo chiudere, manca qualche ora perché Lello ce l'ha preparato. Sono le 20:55, io vi dico chi c'è ancora. Se qualcuno può rinunciare, in modo che poi ci diamo una stretta e pianifichiamo la prossima, se no abbiamo fatto una riunione dove non pianifichiamo la prossima. C'è Peppe Rondelli, Fabio, Marco Sacco, Oscar Di Maio, Laura e Margherita. Allora, c'è qualcuno che se la sente di rinunciare all'intervento? Peppe rinuncia, espressività. Laura rinuncia. Fabio? Vai velocemente però, ho un minuto a testa perché poi siamo in più. E buonasera. Roberto, il problema che abbiamo è il 25, partire dal 25 al 30%. Se noi partivamo dal 2%, avevamo la visione, quindi non abbiamo più la visione. Tu stai parlando di programmi, questi già si sono organizzati con le candidature a sindaco, già si sono organizzati cercando a pensarci. Secondo voi è il problema di questa volta? Non invito una persona e gli offre un attestato perché gli ha detto che sei candidato come sindaco. Secondo voi è normale? È del movimento questa cosa. Se noi partivamo dal 2%, tutto questo non c'era. Avevamo la visione. Ora abbiamo il 30% in tasca e creiamo un movimento come un tassino da poter sfruttare. Ma questo non fa onore a voi che siete della prima ondata, perché la prima ondata è andata bene, ma ora sui territori è rimasto in nulla. Sui territori è rimasto in nulla. Buonasera. Margherita. Buonasera, sono Margherita Salice, sarò brevissima anche perché Fabio mi ha anticipato.
come discorso. In realtà noi conosciamo già il candidato sindaco. Chi è? Lo conosciamo perché rilascia interviste e dice che è amico intimo di Roberto, amico intimo di Maio, amico del mondo intero e può appunto garantire favori. Solo un minuto, volevo sapere come mettere in pratica la democrazia partecipata, visto e considerato che dai territori non riescono a partire le istanze al Movimento 5 Stelle. C'è una grossa difficoltà perché tutti coloro che non sanno usare internet hanno delle grosse difficoltà a comunicare. Quindi i gazebo erano necessari per poter comunicare con le persone, fondamentali. Non abbiamo sedi, non abbiamo tempo, quindi distacco completo totale con il territorio. Poi seconda cosa volevo in breve ragazzi, che state parlando in questo modo? Abbiamo finito. Là, Marco conclude e voi silenzio, perché sennò... Allora, la questione porto di Napoli, l'area orientale è così vasta, a tali di quei problemi che abbiamo bisogno di discutere prettamente dell'area est di Napoli. Non possiamo metterla nel calderone con tanti altri problemi. Porto di Napoli, vogliamo fare un bel dibattito con tanti esperti, con un po' opinioni differenti e invitiamo la cittadinanza. Che cosa ne pensate? Ah, io voglio dire semplicemente che il nostro 25% è un grande patrimonio, però è grande anche come qualcosa che si può rubare, e siccome il nostro movimento non ha gli anticorpi per fare in maniera che le persone entrino senza rubare, noi dobbiamo fare molta attenzione. Io sposo in pieno l'intervento di Salvatore, pensiamoci mille volte prima di presentarci, perché io temo che si possa anche rischiare, perché noi non abbiamo, quando qualcuno si iscrive al movimento, nessuno gli va a chiedere chi è, da dove viene. Questo vuol dire, scusatemi, che può arrivare qualcuno dal PD, che può arrivare qualcuno da Forza Italia, da Fratelli d'Italia, e viene a iscriverci, e questo può dare forza a qualcuno che potrebbe, non è così sicuramente, anzi mi auguro sinceramente che non sia così, però non abbiamo gli anticorpi per capire come mai il meetup e le iscrizioni al movimento stanno crescendo così tanto. Quindi attenzione pure, pensiamoci alle nostre votazioni online, vediamo un po', cerchiamo di capire che cosa ci può stare. Io temo che ci sia il serio rischio che il movimento sia a rischio di essere spaccato dall'interno. Questa è la mia paura. Allora, un attimo ancora di pazienza. Allora, abbiamo concluso con gli interventi. Allora, il punto primo che si doveva affrontare era quello di cercare di costruire un programma insieme, e mi sembra che sulla costruzione del programma siamo tutti d'accordo, dicendo che i temi e i punti principali che vogliamo affrontare li dobbiamo elaborare assieme. Per fare questo, come c'è stata oggi questa riunione, dobbiamo ricondurre tutto alla riunione. Quindi non si tratta di non dare forza a una riunione che si fa il martedì. La riunione in sé così si scioglie, arriva nel gruppo generale, nella riunione generale, dove possiamo iniziare a lavorare, e qui e solo qui decideremo come vogliamo lavorare. Magari un gruppo di lavoro tematico che si riunirà il martedì e poi la domenica porterà in riunione il lavoro che ha fatto, in modo che tutti siamo a conoscenza del lavoro di tutti gli altri e insieme lo condividiamo. Questo è molto importante.
Il risultato di quello che faremo lo metteremo sempre online e sarà invitato a partecipare sulla costruzione del programma tutta la cittadinanza, è chiaro, chiunque vorrà. Ora, per cercare di andare un minimo più veloce e iniziare poi a poter fare anche le future riunioni più ristrette da chi vorrà partecipare su una tematica per poi riportare in riunione, cerco di capire, vorrete sapere che io fino a maggio cercherò di annullare ogni tipo di impegno il weekend per essere qui sempre, ma proprio sempre. E dico, la settimana prossima volendo, noi non so se Lello, perché se quello che ha detto Lello prima secondo me è interessante, poi cercheremo di lavorare alla Città del Sole pure, possiamo richiedere, faremo magari anche nei quartieri in modo itinerante. È chiaro che ci servono dei luoghi di lavoro, almeno dove ci sono degli strumenti, dove ci sono delle sedie, un tavolo, portiamo delle matite. Qua ci sono per esempio due piani, quindi c'è anche il piano, quello superiore, che chiaramente è molto più accessibile. E dico che sì, è anche collegato, potremmo iniziare da qui, il percorso è lungo, poi faremo anche in un altro luogo, ha detto la Città del Sole, se c'hai in mente, senza ridere, dico se c'hai in mente, anche un altro posto che può essere utilizzato ampio e di lavoro e che non ci costa un occhio della testa, ma che possiamo fare una donazione, sì, però ci serve tutto il giorno fino alle 9 di sera, perché adesso vi spiego. Noi, mi ricordo, alle regionali soprattutto avevamo fatto un bellissimo secondo me percorso, facevamo questi weekend che iniziavano alle 10:30 di mattina, 11, la gente si alternava magari, si decidevano i tavoli di lavoro. C'era un tavolo che si occupava dei trasporti, con scritto trasporti, un gruppo di lavoro, iniziava a lavorare insieme, si conoscevano, magari arrivava una persona che era più esperta, magari possiamo fare tavolo Porto di Napoli, Vincenzo se ne è occupato tantissimo, anche altri, e si può fare, e iniziamo a comprendere come vogliamo lavorare. Perché? Quando impariamo a lavorare insieme, se vogliamo imparare, allora tutto il resto potrà venire da sé. Se non ci siamo, lo capiremo subito, perché inizieremo a dire no, quel luogo non va bene, no, dobbiamo fare quell'altro sondaggio, no, ci litighiamo, no, lui non può entrare. Non è così. Cerchiamo di lavorare insieme bene. Tutti. Quindi, non so se Lelle è d'accordo per velocizzare e poi continuare. Se la settimana prossima non si vota, perché non c'è bisogno di votare in questo momento. Non c'è bisogno. Non c'è la democrazia come dici tu, è un'altra cosa qua. Ma non l'abbiamo mai votato. Non so se per te magari il sabato può andare bene per fare dalla mattina alla sera o la domenica. Se no troviamo anche un altro posto, e qui è più agevole. Sabato prossimo. La domenica possiamo provare. Perché sabato sono. Allora, perché? In realtà sabato sarebbe l'ideale. Ecco, qua c'è la cittadina dal programma. Non è libero domenica. Senti, la Città del Sole è disponibile, però facciamo tutto il giorno per iniziare a lavorare al programma con dei tavoli di lavoro. Ora, sì. Quindi organizziamo così, se troviamo qua bene, se troviamo alla Città del Sole bene, iniziamo a fare i tavoli di lavoro, che poi alla fine anche comunicativamente ci daremo, ragazzi, Luciana, ci daremo 10 punti che saranno i nostri punti per la città di Napoli, che possiamo o donare a chi verrà e spingere noi per lottare da averli, o saremo stesso noi a portarli. Questo lo ripeto sempre, perché non pensate, primo, non è che è scontato formare la lista in questa città, perché dobbiamo riuscire a fare le cose per bene. Secondo, neanche che c'è un voto che va di per sé, il 25, il 10, il 15, questa è un'emerita, secondo me, cretinaggine, non è così, perché poi alla fine le cose, quando non ci sono, si vede, e non c'è un simbolo che potrà tirare un voto se noi dietro non ci siamo, non sarà così, perché fino adesso non è stato mai così.
c'è un altro posto a Soccavo, costa 40-50 euro al giorno, tutta la giornata. Ok, poi adesso proponiamo anche dei vari posti, però il primo cerchiamo di trovare il primo possibile. Città del Sole, se non c'è problema va bene. Va benissimo, e poi domenica un altro facciamo qui, un altro a Soccavo e così via. Poi è chiaro, qualsiasi atteggiamento, se io sento che qualcuno dice uno ha promesso un assessorale, è chiaro che non sono atteggiamenti e cose che verranno tollerate da nessun punto di vista. Qualsiasi cosa va contro i nostri valori, si cerca di scavalcare altri o si fa qualcosa contrario al Movimento 5 Stelle, alle regole che ci siamo dati, anche alla lettera di Meetup, non ci sarà su questo scampo, è chiaro. Così a Napoli, così a Milano, così a Roma, così a Palermo, così in tutta Italia. Ma questo non è, non significa dare delle regole o dire dobbiamo fare così, significa essere un po' quello che siamo, essere seri, essere responsabili, essere giusti, essere in un percorso che ci fa onore a tutti e che fa onore alla città di Napoli. Quindi o così o non si fa. Senza roba. Quindi io penso che la riunione è stata molto partecipata, anche molto bella. Ringrazio Lello, perché ogni volta che uno lo chiama e chiede subito, lui è sempre a disposizione. Da sempre. Quindi ci vediamo per la riunione tematica sul programma la prossima settimana. Decidiamo a brevissimo dove, se la città del sole c'è, con tavole di lavoro iniziamo a organizzare un pensiero. Grazie Roberto.